Buonasera, buonasera a tutti, bentornati o benvenuti per chi è la prima volta che entra a far parte del, de, della compagnia dei ginefili in questo canale YouTube che ringraziamo perché negli ultimi, ultimi settimane è cresciuto particolarmente soprattutto grazie anche all'ultima live che abbiamo fatto sull'on video. Visto che l'on video è andato molto bene abbiamo, ho deciso, diciamo, abbiamo deciso anche di comune accordo con gli altri ragazzi, di voler fare una live in particolar modo su un argomento che anche negli ultimi giorni è tornato parecchio, diciamo, in auge con l'uscita di due film che poi parleremo anche con l'ospite, e quindi abbiamo deciso di fare un po' una guida verso il, il 4K. Diciamo, una guida molto basic anche per chi magari Vuole approfondire quel, mo quel mondo dei Blu-ray 4K o del 4K in generale, ma anche per chi magari vuole approcciarsi al mondo del 4K, ai Blu-ray magari da poco, visto che comunque è un formato che negli ultimi anni è entrato a far parte delle video di noi collezionisti o anche, anche nello streaming. E quindi chi meglio se non il buon Moreno di Into the 4K? Ciao yeah! Moreno, buonasera, un ingresso <ride> meraviglioso, è la mia scatolina di Halloween <ride> per, i, per i video di Halloween. <ride> esatto, come dicevamo nel pre live l'atmosfera è perfetta. Un tempo da schifo, almeno qui al sì. nord, anche. Un buonasera tempo. a tutti, con Buonasera, buonasera, grazie dell'invito, grazie. Ma grazie, grazie a te per averlo accettato. Sono molto molto a molto pure. felice che sei, che a sei live con me. 1200 euro faccio di tutto, non ah, c'è problema certo. anche più. Dopo arriverà il bonifico. <ride> istantaneo, <ride> però istantaneo. Istantaneo, io que esatto. spendi quell'euro per farlo istantaneo. Mi raccomando. Allora, prima di tutto, facciamo gli, on gli onori di casa. Giustamente, seguite Moreno perché giustamente dovete seguirlo. Il suo canale YouTube, che appunto viene chiamato. Eh, esatto, non facciamo i modesti, <ride> viene chiamato appunto Into the 4K dove mm -hmm. recensisce Blu-ray 4K a eh, tutto tondo, quindi video, audio, extra in maniera approfondita e molto molto interessante. Quindi seguitelo, su Instagram, Facebook, anche TikTok, è giusto, duai? Anche OnlyFans ah, Giusto, e anche quello lì. <ride> no. Faccio per video. i Patreon, faccio, faccio video sui, sui 4K interessanti. Esatto, esatto. Anche per... <ride> Quindi seguitelo mi raccomando, perché veramente i video sono veramente ottimi. E non Grazie. a caso io ho conosciuto Moreno tramite YouTube. E, e come stavamo dicendo il live è anche vi è piacere perché? Perché ho comprato dei 4K ottimi, ma anche un buon dispiacere per il mio portafoglio, ma va bene lo stesso. Va bene <ride> Questa lo stesso. è una cosa che mi dicono in molti, dannato Moreno, che <ride> guardo, guardo, guardo un tuo video e poi vado su Amazon o altri siti. A me fa piacere, però anche dispiacere, cioè io, cioè, insomma, aspetta uno sconto, no? Ma cioè. <ride> però, però vuol dire che funziona, la mia idea funziona. Esatto, poi anche grazie alle offerte che metti tu sul tuo canale, sul canale Telegram e Whatsapp, che pure tu c'è un canale per le offerte, quindi molto eh, interessante giusto, perché. Sì. Cioè, sì, sì. Eh, perché io sono, cioè, sono come chi mi segue, insomma, anch'io guardo le offerte, quindi se la becco, perché non dirla? Cioè, magari Ma certo, giusto io. Io vedo chi clicca, chi cosa, cosa compra no. Quindi il Dune, se si è ribassato, se lo comprano tutti. Certo, insomma, almeno se no sei sempre lì. Insomma, cerco di aiutare chi c'è, chi gira, certo. no. Ma infatti non è, è oh, anche per i pre-order, pure anche per i pre-order. Sì, A ah, me sì. piace proprio, è una cosa che mi piace, sì, io. ci spendo tempo, io, cioè, io ho già iniziato il video delle uscite 4K di giugno, ho mm -hmm. già fatto una scaletta con le uscite, con la cover scaricata, sai chi la metto nel video, sì. per quelle di, di luglio, cioè io... S sembrano video, cioè so lo sono semplici io che parlo e basta, però dietro anche al montaggio ce n'è di ore spese. Certo. Io giocavo molto di più alla Play prima di fare il canale, ma anch'io poi io mi sono <ride> <Poi ride> son fregato. sempre <ride> stato PlayStation uh, fin da piccolo, quindi diciamo Mano. che, No, ma infatti, è molto, molto interessante questa cosa perché con i pre-order, che poi parleremo anche di quello perché comunque con i pre-order. Mm -hmm. Cioè, io, ad esempio, mi sono portato a casa adesso per farli vedere velocemente Perfect Days in 4k, eh, Min Girls e schegge di paura a, a 20 euro. Un quarto K grazie a voi. Amazon fa le offerte dei pre-order appena partono, soprattutto quelli della Plyon esatto. Midnight Factory, sì. li devi beccare subito perché a volte durano due ore, a volte durano sì, mezza giornata. Io appena li vedo, boh, manda che magari aiuta qualcuno che sì, non vuole comprare a prezzo pieno e bam lo sbatto subito lì. Come la collector station the Joker l'ho pagata veramente poco. Cioè, stavo in scondo, sì. e, è ottimo. Poi non metto sempre che mi sembra troppo di disturbare, cioè oh no. sembra, sembra fare come clicca, clicca qui, clicca qui e, non è. <ride> e, due e due giorni che non metto un link, non ne metto neanche uno. Beh, va bene così, va bene così. Allora, va bene così. Se sei d'accordo, magari noi facciamo un giro di saluti veloci a in Gengiat e poi. Assolutamente, iniziamo. ma io, eh, io non vedo nessuno perché forse non, non ho fatto l'accesso. Ah, no, eccoli qua, eccoli qua. Li vedo. Allora sì. salutiamo il buon Matteo Velli. Buonasera, buonasera Matteo. Ciao, ciao, ciao. Salutiamo Giovanni. Buonasera. Ciao Giovanni. Gianluigi Iannice. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera. Salutiamo tutti, eh, giustamente. Tutti, Alberto. Salvezzo. Ciao. Fabrizio. Buonasera da Matteo Moreno. Buonasera anche a te. Ciao. Grazie di essere qui. Un saluto a Master AP94. Buonasera e bentornato perché c'era anche la scorsa live. Quella Abbiamo uno, uno degli ospiti della scorsa live, il mondo del linguo, Martina. Ciao. Che mi anche lei su Instagram. Oh, che onore. Oh. Dottor Lumis. Buonasera. Mi, denu mi denudo apposta per il dottor Lumis. <ride> 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 mi denudo apposta. Ah, grazie, <ride> per Ciao, grazie per aver condiviso. la live sul, sul canale Telegram. Grazie eh, mille. Mio, mio fratello Giovanni, mio fratello. Seguite anche lui su YouTube, mi raccomando: assolutamente. Me ne fa comprare anche lui di roba. Eh? Io tutta la roba italiana estera, <ride> non l'ho mai cagato in vita mia, è colpa sua, eh? colpa sua, eh? <ride> grazie, grazie. Anche, noi, <ride> anche noi, anche noi, <ride> allora, Moreno, sì, domande, come... domanda più classica del mondo che ho fatto anche nella scorsa live? Perché? Perché yes. sembra una domanda che mi sembra appassionato perché ogni esperienza è diversa allora sì. innanzitutto la domanda fondamentale com'è nata la passione per il cinema che quella è la prima cosa secondo me eh, e quindi dopo per il collezionismo poi S dopo ci arriviamo sì, sì. i miei genitori colpa di, dei miei genitori che comprarono intanto mi portarono al cinema a vedere vabbè per primo Biancanevi Nani, cos'era la versione restaurata dell'87 al cinema, eh, però, non ero ancora piccolino. Sì, l'ho visto al cinema, ma ricordo che l'ho visto al cinema. Ma non è stato proprio l'imprinting. Poi, da lì comprarono il videoregistratore. Aprì la videoteca del mio paese, che una volta ogni paese praticamente aveva una videoteca. Sì. <ride> ecco un periodo bellissimo. Chi non ha vissuto non, non può capire lo streaming adesso si è perso un amore non solo per il collezionismo spendere, proprio per avere l'oggetto andare, a aspettare, sì. prenderlo cioè tu valutavi in una videoteca che cosa guardare quella sera cosa ti dicono anche tanti io ho Netflix, esempio, e sto ore a scegliere il film da guardare e poi dopo gioco la Play perché non ho scelto niente cioè questa è una Cuidandomi, frase che a eh. me ecco, dicono tantissimi tantissimi e biblioteca quindi passavo davanti alla vetrina c'erano sempre le ultime novità col cartellino giallo passavamo mannaggia non hanno ancora riportato mannaggia e poi nell'89 ovviamente questo aneddoto che ho già detto 3000 volte però ogni supereroe ha le sue origini e <ride> mi portarono a vedere mi <ride> <li tangono sempre, ride> ecco, portarono a vedere Batman di Tim Burton sì. e lì Ciao, Moreno è andato, ciao, ciao oh, ogni eh. settimana guardavo la stampa, La Repubblica, mio nonno comprava i giornali, alla fine c'erano tutte le locandine dei film, tante mi facevano paura come Cabal, vedevo Cabal, c'era quello lì così. Oh, mi cagavo addosso. Io Cinema, 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 portatemi al cinema, ho visto Ritorno al Futuro 2, il 3, poi c'erano nelle stazioni. Eh, televisive, quelle secondarie e anche terziarie, facevano, mm. c'era cos'era la, cos la WIP, Universal International Picture, c'erano cioè, nomi diversi una volta. e Ad agosto presentavano i film della nuova stagione e mettevano sì. tutti i lerini di quello che usciva dopo. Io ci andavo matto. Ma ricordatevi che non c'era internet una volta. Sì. Mamma mia, come parlo da vecchio, mamma mia, una volta non c'era l'internet, non c'era mica l'internet. E io guardavo questi trailer, me li registravo sulla cassetta i trailer. Poi uscivano le videocassette di Chuck con i trailer. Mm quando ero andato matto per Twister che aveva gli effetti speciali CGI ne parlavano anche al telegiornale io riguardavo la cassetta e la riguardavo e la riguardavo oh mia mamma mi portò anche a vedere Mortal Kombat al cinema e lì abbinamento videogioco che giocavo al cabinato sì. ce l'avevo sul Master System 2 Plus Mortal Kombat lo pagò uno pensa che Mortal Kombat Mm -hmm. Vabbè, mia mamma ormai è mancata dal 2010 chissà se mio papà vedrà mai questa live ma non sa andare su youtube quindi non penso proprio che la guarderà <ride> mia mamma mi portò al paese vicino ebrea vicino okay. dove abito io negozio di giocattoli e io volevo volevo Mortal Kombat per Master System 2 volevo Mortal Kombat e lo pagò 120 130 mila lire mm. erano, erano tanti sì. Credimi che anche per noi, come famiglia, erano tanti. Mia mamma entrò, me lo prese per farmi contento e mi disse: Tu non lo dirai mai a tuo papà. E io non gliel'ho <ride> mai, mai detto. Però avevo Mortal Kombat Era importante, guadagnato eh. qualcosa e guadagnato. Era... Eh sì, io ero andato fuori per Mortal Kombat, poi leggevo The Game Machine, le riviste dei sì. videogiochi, c'erano i chat, le fatality, e poi quando usciva un videogioco facevano il film come Super Mario, poi continuando col cinema, vabbè, cinema sempre, andavo quasi, quasi ogni sabato, quasi ogni sabato i film più importanti con i miei genitori mi portavano, mia mamma e mio papà, poi dopo non sai, è iniziata la scuola, inizi a andare mm. con i tuoi compagni di scuola, American Pies, Scary Movie e quelli mm. lì. E poi da quando hai la macchinina che puoi iniziare a esplorare, andavo sempre in rea, al paese vicino, 10 chilometri, certo. c'erano tre cinema una volta, il parrocchiale, il boaro che c'è ancora adesso ed è mm. dal 90 è qualcosa che non ci entro più, non ci penso proprio. Poi <ride> e io ho degli standard, Matteo io ho degli standard per andare mm. al cinema, lo sai. Giusto, ho già detto nei video, Io i miei standard, se spendo ho degli standard. No, eh, dico, sono pienamente perché... d'accordo. <ride> ecco, cioè, però vabbè, se uno può andare lì assolutamente va e benissimo. Certo. Poi, Poi c'era un altro che era anche un auditorium che adesso è abbandonato, chiuso, fallito, abbandonato. Okay. C'è tutto un cinema con l'auditorium abbandonato, quello parrocchiale ha chiuso, che era minuscolo, forse la tela che ho in casa era più grossa di quel cinema, <ride> e lì ci ho visto Jackie Brown, il Grande Le Boschi, ci ho visto Sospesi nel Tempo, quello è stato il primo che ho visto lì con mio papà, e, sì. e poi da lì, ciao, con la macchina, si, si sposta a Torino, ha iniziato a capire che cosa sono quei trailer all'inizio del film Dolby Digital, DTS, eccetera, allora cerca su internet quale sala ha il DTS e ho trovato il Cinema Ideal il, il primo film che ho visto lì era Hulk di Ang Lee che sì. aveva un sub... prima sala che entravo c'avevo il subwoofer ho detto che, che cos'è sta cosa? Cioè, wow. <ride> allora questo è un cinema allora è così che si deve sentire un film quando paghi e vai al cinema è così, poi da lì un altro cinema che aveva l'SDDS lo standard vecchio della Sony che poi è fallito anche quello, non ne hanno fatti tanti di film e da lì ciao in casa, se sto parlando troppo? Dimmelo, ma so no, che no, l'altra la, no. live, live è durata quattro ore, quindi questa sarà cinque ore. Va bene, 5... la, la diretto ma... scat, come durerà Avatar 3? Cinque <ride> ore di puffi blu, puffi blu 5. Va benissimo, ore. va bene. A Le me... live, live se non dura almeno tre ore, qui. non... <ride> e poi da lì anche al lato casa al lato casa quando c'era mio zio che veniva a casa di mia nonna c'è mia zia che abita su eccetera mio zio eh, si è mai sposato e so, è mancato punto, puntata triste è mancato l'altro anno però è lui che mi diceva sempre ma Veneto, Veneto tutta la famiglia mm -hmm. veneta mia ma amico il Dolby Surround e io che cos'è il Dolby Surround se passa una macchina passa da rio da dietro passa, E io, e poi da lì iniziai ad andare a trovare mio zio. Mi portava mio papà alla fine dell'autostrada e mio zio veniva a prendermi. Guardavo i film nel suo salotto: aveva il Dolby Surround, l'aveva comprato, cioè lui era sempre stato dietro. Ste cose io non lo sapevo. E poi da lì, quattro cassine con il computer, cambia la scheda audio. È arrivato il primo ampli sinto amplificatore col primo videoregistratore stereo. Perché se non era stereo, non passava il Dolby Surround. Okay. Che io avevo il ProLogic, il ProLogic sì, il primo ProLogic che metteva anche il canale centrale, si ricavava okay. dal segnale. E poi da lì cambia il amplificatore, cambia le cassine. Cioè, io pur di avere theater in casa, questo è un aneddoto che racconto tante volte: io avevo il mio stereo dell'Aiwa due casse, mm -hmm. fai la cameretta era orizzontale dove abitavo certo. con i miei genitori, la seconda casa prima era un appartamento, poi ci siamo trasferiti nel 94 lì e poi ho conosciuto mia moglie, ciao! <ride> e cameretta orizzontale, avevo lo stereo sopra la mensola, no? in fondo certo. col televisore Mivar, 14 pollici e ho detto ma se compro una scart e avevo ancora quello mono, eh, registratore, video registratore mm, ok, meno. sì ma sì. se compro una scart con due uscite RCA e lo attacco a quei due puntini che ci sono dietro lo stereo, cosa succede? Posso sentire il film nello stereo okay. e, e lì l'ho attaccato e avevo fatto che poi era mono, cioè era mono, sì. ma pur sì. di avere qualcosa nella camera, presi quelle casse, una la lasciai. Lì attaccata la dove okay. era prima, sopra la mensola in fondo, e una io avevo letto così: insomma, la camera un letto per taglio così, uno così, e okay. l'altra cassa presi tutta la, la prolunga per il cavo e la mise sopra la mensola dove dormivo dietro la testa, quindi ne avevo una là e una qua. E io guardavo il trailer di Twister, per me dentro, qua, io ero al cinema. Eh, certo. io ero al cinema. Io ero al cinema. Poi lì il registratore stereo, sì. mio papà, ho messo le cassine sopra, facevo sentire agli amici, c'era eh, che poi io sentivo in stereo, no? Le videocassette, anche mm -hmm. dietro, il segnale era mono, quello che arrivava dietro, ma sì. avevo, mi ricordo, sì, la videocassetta o il DVD, non mi sembra la videocassetta della sottile linea rossa, ok, quello di Malik, quello di Terrence, Malik. e uh -huh. c'era in sì. una scena. Un uccellino sai che lì erano in mezzo alla guerra, in mezzo sì, ai campi, e c'era un uccellino che passava dietro, giù, 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 e lo facevo sentire ai miei amici: cioè senti che c'è l'uccellino là dietro, cioè dietro, non è davanti, ah, okay. è dietro, e eh, poi ciao. Poi 6.1, eh, mi ero fatto le mensole, le cassine, poi non ho aiutato a comprarmi le altre casse. Eh, eh, ciao. E adesso sono in appartamento che non posso aumentare il volume perché se sennò... no faccio, cro faccio, cro faccio crollare il palazzo. <ride> Quindi vabbè. Eh, vabbè... probabilmente sì. Non è fattibile. Vabbè. O discuti e o... Mm. Se, se... Vabbè, non importa. Dai. Un giorno, un giorno. Faremo la nostra saletta dedicata sì, a chiave, alla sogno, io ho un sogno che c'ho nel cassetto da sempre, un giorno, un giorno. No, cioè, però è con il cuore. Cioè, io non ho roba ultra professionale e non no. ne so neanche come tanti altri quando ho cambiato le casse. C'è cioè Emanuele mm -hmm. che avevo fatto il primo video into the, into the Home Theater, l'altro anno quando avevo cambiato gli altoparlanti, ero andato a Milano da lui. Io ho ascoltato i suoi e io mi sono innamorato. Però lui mi ha spiegato, mi ha fatto sentire i film. Lui aveva un finale praticamente per ogni coppia d'altoparlanti in Atmos. Io ho sentito come, cosa potrei avere a casa, anche se non posso alzare così. però certo. Ho sentito quanto spingevano le casse e quanto erano belle. Adesso ce le ho, non posso tirare giù il mondo. Potrei fare di più, però è, è, è bellissimo, no, <ride> no, è non capisco. Guarda. È... Io purtroppo, come ti dicevo, ho il problema che ovviamente anch'io non posso fare un impianto sul mm -hmm. random, dealer, eccetera, perché, perché probabilmente butterai giù veramente i muri di casa, mm -hmm. quindi mi raccontando delle casse del televisore, purtroppo è esatto. così, eh quindi ho puntato più sul video che sull'audio, certo. però sai, certo, certo. bisogna fare gesti da virtù come si dice. Quindi. Certo, certo, però ci e... tutta la vita, tutta la vita, cassette, e comprare le cassette. Sì. E ne ho combinate anche varie per comprare le cassette che se lo dico <ride> finisco in galera no. No, no. senti una volta mettevano i codici a barre quando ero ragazzino va bene, io li pigliavo da quelle nel cestino le mettevo su quelle nuove per uscite e andavo in cassa, va bene, l'ho detto l'ho detto, va bene va bene, perché non me eh, le compravano allora ci dai. pensavo io È stato dando tempo <ride> le Ma, mamma mamma, guarda in offerta invece no, era uscita nuova nuova <ride> No, ma io pure eh. uguale quando andavo sui negozi o in videoteca, penso una volta. Penso mi sono portato via tutti i DVD, tutti e sei DVD e Star Wars, tutti in un giorno. Papà, penso gli avrò fatto una testa dicendo andiamo in videoteca, andiamo in videoteca. Ero veramente. Io ero rapito quando andavo al cinema o in videoteca. Io sono un pochino più giovane, nel senso io ho 30 anni, cioè certo, 30 mm -hmm. anni a conto, quindi sono un pochino più giovane, però ho vissuto anch'io l'era delle cassette dei DVD. Del, del cinema dei primi dei cinema così con i ehm, primi cinema che magari mettevano già a mettere le casse un pochino più eh, potenti mm -hmm. cinema un po'. Ho visto tipo, Multiplex mette esempio, una sala Atmos che già mm -hmm. è una roba che qui da me non c'è. Però vai mm -hmm. a 20-30 km, c'è una sala Atmos. Sì, e, certo. Purtroppo qui nei Paraggi non c'è i una sala IMAX. Cioè, più vicino mm -hmm. a me a Roma. Io ci ho sì. visto Oppenheimer ed è stata un'esperienza che. Ma Se ci ripenso adesso, mi viene i brividi e mi metto a piangere per quando ero felice. Pensa no. se lo vedevi in pellicola magari con lo schermo gigantesco che c'era in Emilia Romagna. Esatto. Un attimo, che, che non c'è più, torno subito che su non c'è più, torno eh. su, Ok, intrattengo io. Quindi buonasera. Adesso ho preso possesso del canale della Compagnia dei Cinefili. Adesso il suo canale è mio. Vedete che Moreno. si alla... Scusate, devo aprire Simba che sta grattando la porta. Torno anch'io, ma continuerete a sentirmi. Allora sto andando verso la porta. Sono eccomi, eccomi. Porta di Simba è che è uscito Simba. Eccomi qua. E io ho fatto uscire il gatto. Ho fatto uscire il gatto. Eccomi, eccomi. Gatto. No, è, oh, è sì, sì, tu È arrivato un posto. corriere? È arrivato un corriere? No, a quest'ora ah, forse beh. no, avevo lasciato le chiavi sulla porta. Ah, ma niente, a ah, posto, perfetto, va bene. Eh. No, beh, come ti dicevo, quindi ho visto anch'io, sono passato anche dalle cassette, quindi collezionista fin da piccolo, il mm. primo film che ho visto al cinema Tarzan è un'esperienza, cioè mia, mia madre ancora se la ricorda ha detto che ero, io ero abbastanza vivacello da piccolo, cioè ero abbastanza... <ride> ero abbastanza un po', diciamo, facevo abbastanza casino. e Al cinema, ad esempio, è il che io mi ipnotizzavo. Cioè, andavo lì, perfetto. Non come dovrebbe essere? Come dovrebbe essere chi fa casino al cinema? Crac, Ma crac. me lo ricordo ancora. È stata un'esperienza che mi ha veramente portato. sai cioè che mi ha cambiato perché mi mm -hmm. ha fatto appassionare al cinema e poi, successivamente, anche video e al collezionismo. Perché sì. è una delle cose che veramente me. Mi... Cioè, mi rende felice quando qualsiasi film compro c'ha un ricordo. È eh. quello a me che mi mm -hmm. piace di questo. Cioè, ne anche il film... Dici, non ti piace. Ne, ne hai ricordi quando guardi in streaming? Ti rimane qualcosa? Se il film è bello. Però non c'hai quella In mano, cosa. In mano e, cioè. In mano no. Il piacere mano. di... Ti è piaciuto e lo voglio con me per sempre. Eh, cioè. ma io... Eh... Cioè, il toccare qualcosa materialmente, averci in mano il disco, uh -huh. cioè, sarà forse perché appunto io e te siamo, ci siamo cresciuti co co diciamo, con questa cosa. E quindi eh, per noi, se non c'è il disco, è come se non già avessimo il film quasi. Cioè, se ce l'avessimo in streaming, dici ok, il film ce l'abbiamo, ma come sappiamo, e qui torniamo, a, poi parleremo del, del, del perché hai aperto il canale e tante cose non c'è il film alla massima qualità video audio che potenzialmente ci potresti avere con il disco poi sì, potremmo aprire una brand che... intera sul mercato eccetera però certo 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 è quello eh. e, e quindi infatti qui mi ricollego al, al discorso come mai diciamo come è, è venuta l'idea il progetto di in 4 k del canale youtube allora, allora, vabbè, intanto Into the 4K si chiama così perché avevo appena visto con il mio amico Daniel con cui prima di fare il canale io facevo un podcast, cioè il progetto ah. più grande che abbia mai fatto, a parte scrivere un paio di libri che non ha letto nessuno. <ride> vabbè, non importa, a me piace anche scrivere però, non lo faccio più. Ci sta. Ci sta, vabbè, eh. non lo faccio più. Anzi, cioè, ho iniziato un'altra cosa, ho scritto 50 pagine, fighe, ma... Vabbè, tanto mi dedico al canale, mi dedico al canale. Okay. Comunque, Into the 4K perché è un, oma un omaggio. Avevo visto Spider-Man, Into the Spider-Verse, e quindi mi è venuto in mente Into the 4K. Mm. Il canale è nato dalla voglia di parlare. Di... Allora, sai che io ho appena avuto due bimbe, non entro sì. tanto nel dettaglio. Io ho avuto due bimbe, ma prima di arrivare a queste due bimbe c'è un bel passato dietro e diciamo che la prima notizia brutta che abbiamo vissuto io e mia moglie è stato, non tra di noi, tra di noi sempre perfetto alla grande, mia moglie ha due coglioni così e ho sposato una persona meravigliosa, però io dentro avevo finito il podcast col mio amico, mi tenevo occupato ogni settimana, io facevo il mixing, lui sceglieva le canzoni, eh. lo, la, la lo struttura della puntata, però io dopo quello mi sono detto, che, che fai adesso Moreno? Che, che? cioè, per, per io ho sempre la voglia di fare, voglia, non riesco a stare fermo, no? E infatti mm -hmm. ho iniziato dopo il podcast, a, poi ci arrivo al collegamento. Dopo il podcast, o in, o a, avevo fatto dei piccoli episodi di Into the Drop, e noi facevamo dubstep, e abbiamo vinto il miglior premio italiano come miglior podcast italiano. Non vorrei dirlo nel 2015. Lui. Non vorrei dirlo. Se andate a Roma, premiati da M2O Radio 1025, ah, okay. hanno scelto noi come miglior podcast italiano. Ok. Però poi abbiamo finito di fare il podcast e io ho fatto un'altra cosetta proprio in privato, così tanto per mettermi lì col mix e okay. mixare qualcosa. Non che fossi bravissimo, però mi piaceva unire le canzoni. E poi sono rimasto senza niente. Compravo sì, i film 4K, non avevo nessuno, sì, i miei amici ci scambiavano i film più su VHS DVD che altro. Però, boh, una volta guardati i Blu-ray finivano nel mobile, basta. Poi le riviste, come sai, una volta c'erano le recensioni dei DVD, io compravo le sì. riviste un po' come ecco, poi quello che faccio io e quello che mi ricordo io delle vecchie riviste, ed è arrivato quel momento con che è successo a noi con me, mia moglie, io. Avevo voglia di parlare. Io sono uno che non parla, sono uno che non parla, tengo tutto dentro. È una mia specialità. Però ho detto: se, se tengo tutto dentro poi esplodo. Quindi dammi un qualcosa da sfogare, un progetto su cui dedicarmi: che uso un po' la fantasia, un qualcosa da fare. E mi sono detto: Ma io guardavo tanti, li guardo ancora. Tanti canali esteri che in America ce n'è, in Francia ce n'è, in UK ce n'è su youtube eh, chi è più professionale chi è meno professionale però tante persone parlano del video dell'audio degli extra cioè e io dico ma perché da noi si è persa questa cosa di parlare di come un disco cioè mm. col 4k poi ho iniziato a vedere cazzo ma allora cambia che figo, poi ho preso eh, il, primo primo il primo televisore 4K io l'ho preso da neanche 400 euro un LG, un paccona, yeah, HDR10 pannello 8 bit cioè Beh. era HDR ma non è che, <ride> che sì, fosse eh. questa cosa però già vedevo dal disco 1080p le differenze vedevo il restauro, Ghostbuster la grana più definita differenza tra un film sì. e l'altro e ho detto perché nessuno dà una propria impressione che poi Può essere apprezzata, puoi condividerla, puoi non condividerla, è sempre anche come ti poni, no? Il certo. video è così, secondo me è bello nitido, poi se secondo te non è nitido, tu pensa quello che vuoi, cioè è sempre la libertà d'espressione. E allora ho detto, Moreno, ti piace fare i filmatini? Il regista mai fatto, io mm. ho sempre voluto fare regista alla scuola, però non ho mai avuto l'occasione. Okay. Ho detto, Moreno, per, 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 perché non? Provaci, <ride> provaci, no? Certo. Fai video, quando vedi un 4K, di la tua impressione. È da lì iniziato: è iniziato video, video, videino, settimana. Là, bah, e non ho più smesso. Oramai è dal, da marzo 2018 che è partita, mm -hmm. e siamo al 2024. <ride> Sono ancora okay. qua che, che faccio almeno adesso tre recensioni. Quindi conta che ogni film, non è che lo vedo e basta, mm -hmm. lo vedo, lo sento in Atmos lo risento certo. un bel po' in italiano, mi guardo gli extra, i commenti li salto perché non posso riguardarmi ora di filmare certo, il commento, certo. riguardo gli cose che facevo già prima, mm -hmm. però poi faccio il video, lo registro e lo monto. Adesso sono tre video a settimana di recensione e dato che, dove sei di qua, Matteo è un abbonato al canale, un abbonato, esatto, esatto. hai visto tu, hai visto tu. Quanti video? Io sono già avanti rispetto a quelli che sblocco per tutti. Sì, è cioè, vero. Dipende a periodi, quando riesco a vedere, farne un po' di più di video e adesso riesco a fare anche quelli in pillole un po' più corti certo. perché con le pupe eccetera non posso stare qua nella camera a parlare certo. per un'ora, poi a montarmi certo. il video, a fare delle cose sin te. Bisogna certo. cambiare qualcosa. Certo. Però a volte ho anche 16-17 video di recensioni, sono tre a settimana, quindi fai un po' il conto, io sono già avanti di un mese e mezzo, due. Cioè ho un materiale per due mesi, io potrei fermarmi, andare in ferie, tre settimane e ho sempre video da sbloccare. Torno e non devo essere agitato perché ne ho ancora altri. Certo. E, è un piano di lavoro, è un piano di lavoro che piano piano, piano piano piano... Mi sono costruito, ottimizzato i post su Facebook, Instagram, adesso sto ripompando anche con le reel e i filmatini piccoli, perché dannazione vanno, alla gente piace vedere la roba veloce, velocissima. È vero, è vero. e gli unboxing che faccio: io guardo la media di click eccetera, di visualizzazione. Ho oh, funziona meglio. Oggi è arrivato, esempio, è arrivato prendo il volo all'interno Dolby Digital Plus 7.1, parli per un minuto e mezzo, dipende dal social quanto tempo ti dà, Dolby Atmos inglese, peccato per i 1080p, il 4K c'è solo in streaming, sai a tutti bye bye. Quello va più di un filmato unboxing su questo di un quarto d'ora che lo devo montare, lo devo caricare su youtube, farci la copertina, mettere i tag, la descrizione, eh. e il link amazon funziona meno quello corto non smetto di fare la mia roba assolutamente perché mi piace gli unboxing quelli belli però quando mi arriva un pacco di roba che recupero da amazon è inutile è inutile davvero che ci parlo per 20 minuti è inutile e allora appunto un po' più di lì, eh, bisogna trovare una quadra però. Certo, la, Marco, base, sì. la base c'è sempre, la base c'è sempre. Certo, è lavoro ore ore, cioè. ore, 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 cioè, ma ore. Anche perché eh, le, le tendenze cambiano. è quello, sì, quindi beh, bisogna beh, anche beh. entrare in quel, in quel mood lì. Io sembri real, li sì. faccio pochi, eh, però dovrei cominciare anch'io effettivamente. Perché eh, non per tutto, eh, ovviamente. Non per tutto, secondo sì, sì, no, 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 no. Non per tutte, insomma, mi sono arrivati questi qua, cioè è arrivato So X e Thor, recuperi GameStop. Cosa ci parlo per tre ore di unboxing? Faccio vedere l'unboxing. A no, me no, piace la scatolina eh. 4K. Ho preso il cellulare, ci faccio il grading io, video, colore piatto, ci sistemo i colori perché si veda bene. Lo faccio per. Non per no. la roba così che prendo, poi magari lo faccio anche adesso, però per un cofanetto arrow, un'uscita che mi mandano, che ne so, da una casa mi mandano a casa, eh. oh, mi ho mandato un film cazzarola per il mio canale, gli faccio un bel unboxing e quando riesco a vedere il film gli faccio una bella recensione. Mi sembra il minimo che sbandierarlo così con due foto. Eh. Poi, tanti fanno, poi tanti fanno due foto e li ricevono lo stesso il film, ma non importa. No. <ride> non importa, però vabbè, comunque alla fine. Io volevo, eh, cioè mi dicevo, ma perché in Italia? Cioè sì, nei forum ci sono sempre i forum, i magazine, ci sono sempre, però la faccia, la faccia, avere un interlocutore su cui basarsi, anche, anche prendere in giro, insomma, non stai dicendo una cagata, eh? ho preso qualche lavata di testa, eh? soprattutto certi video vecchi io li cancellerei perché... Ho detto un po' di cose che dopo, quando mi hanno insegnato cose sull'HDR, eccetera, mm, forse ah, ma uno era meglio che lo parte, dicevo. Sbagliando si impara, se dice, a parte. Ah, no, no, quello, allora, quello quindi... lo dico: se non no, no sbagli, non impari. Sono se non ti ci butti, se hai paura Sono... di fare le cose, non le fai e quindi non, non farai mai niente e Allora mi sono, mi sono buttato, e, è una cosa di nicchia, lo ammetto, io lo dico sempre, fossi in America avrei molti più follower, fossi in America, fossi in UK, penso anche in Francia. In Italia eh, si, si è perso più che negli altri paesi, secondo me, perché io guardo anche gli altri canali degli altri paesi, si è perso proprio il senso, cioè tu sei qua, beh, adesso ci conosciamo, ci siamo quasi iscritti ogni giorno, adesso sei... Uh -huh. Non posso dire dove sei, però hai visto quanta gente che c'è dentro interessata. <ride> sì, sì. Cioè, il gruppo di persone ce ne sono, ce ne sono. Però si è persa questa cosa di dire com'è il video. Due curiosità, che poi io non sono professionale. Eh. Io, cioè, lo dico, dico, quello che si vede senza andare tanto nel dettaglio, perché c'è chi è molto più bravo di me che ne sa tanto di più. Sì. Però, tipo, non so se... Sì, te l'ho sbloccato oggi il video, Equalizer. Cioè guardare il grading Dolby Vision del 4K rispetto all'SDR del 1080p oh, sono, due, sono due cose diverse. Cioè, uno, un'ambientazione di notte nel Blu-ray sembra quasi di giorno. Cioè proprio il grading dei colori, il gamma è completamente diverso. A me questa cosa affascina. Però avendo lavorato anche, ho fatto sempre lavoro a contatto col pubblico, ho lavorato anche mm -hmm. al blockbuster, consigliavo no. i film, i videogiochi. E io sempre questa cosa da non deve suonare male, no? però da venditore io ti devo far venire la curiosità di scoprire un prodotto, ok? Io ti devo mettere. Un po, di, un po' di pepe di qua, un po' di pepe di qua, c'è quella scena in Atmos che cammina tutto dalla testa. Non ti vado a spiegare tutte le scene che ci sono, che no, suonano eh. da sopra, però ti metto quella più interessante perché è quello che funziona con me. Come funzionava con i trailer che guardavo da piccolino, c'era quella che okay, i trailer sono fatti apposta per farti andare al cinema. Eh, e io voglio essere posto. fatto apposta per farti andare in un negozio a scoprire quale film potrebbe interessarti. È il mio approccio. Poi c'è chi è professionale. Ci sono canali che fanno di quelle recensioni, analizzano l'HDR, tutte le alte luci, ti fanno la foto. Vedi qui l'alta luce, arriva a 200 nits, 300 nits. Io non lo faccio, io sono, lo ammetto molto blando, però con un po' di simpatia cerco di. Insomma, poi lo conoscete, cioè io da quando ho aperto il canale ho conosciuto come te. Ma tante di quelle persone a, a Milano, a Torino. Adesso ho amici che adesso è un po' di settimane che non ci becchiamo per le, per le vacanze, poi sono nate le pupe, ma mo ci ribecchiamo, siamo andati al cinema, anche il cinema vicino a casa mia. Che ha cambiato il proiettore, ha messo quello 4K che ha fatto il video all'interno del cinema. Sì, cioè, mi guarda. ha sbloccato tante amicizie, mi ha sbloccato sì. tanti collegamenti, conoscenze. Io ho detto. Io non avessi mai aperto il canale, cioè io sarei ancora lì in casa, seduto sul divano, metto il disco e poi rimane lì. Non ne parlo con nessuno, finita, morta. Perché di no. videogiochi ne puoi trovare da parlare sì. finché vuoi, no. streamer, eccetera mm. e sono videogiocatore anch'io, anche tu, quindi siamo sì. in quel mondo. Però dal lato audio video, cacchio, la macchina come si sente bene quando passa da davanti a dietro. Io l'avrei sentita e sarebbe finita lì. Morta, e meno male che lo aperto, cioè, mi, pro... mi fa proprio bene. Siamma, è meglio cioè... e... so Io ci, con... tengo, ci tengo così tanto, io sono un po' ansioso a volte, mi preoccupo, eccetera, capisci, che io se non, se non guardo il film, anche se sono avanti di video, cioè anche se ho 16 video già pronti nel canale che gli abbonati guardano già subito, io li sblocco piano piano per gli altri. Cioè. Se io non guardo un film, una serie, io, io te lo ammetto. Eh, io stasera che sono qua con te, io ho già pensato, ecco, io stasera non posso guardarmi, che ne so, strade perdute perché se comincio dopo la live comincio troppo tardi, poi devo cambiare le beam, cioè Io sto già, che non wow. posso guardare un film. Non prenderla male, cioè, è, è no, no, ma io, io, trovo, dentro, cioè, io penso, così. io sono uguale. Già, se io inizio una serie, non guardo un film, il giorno, la mattina dopo dico, sì. che, vedi, vero? Cioè, vedi, potevo se vedere un film verdi, Perdita di tempo se non faccio niente e Finito. fortunatamente che ho mia moglie che guarda i film con me, ha iniziato a guardarli in inglese con me, con i sottotitoli e ragazzi non è morta guardando i film in inglese con i sottotitoli, anzi ogni tanto mi dice meno male che ho iniziato perché tante volte quando parte il film non si accorge neanche che è in inglese. Non siamo madrelingua tutti e due, non siamo madrelingua. Ma, io ma è proprio un collegamento inglese-sottotitoli che vai anche a sentire a orecchio, perché dopo un po' impari anche un po' di più. Sì. Non, non, lo non vuoi neanche più sentirlo in italiano. No, poi la traccia migliore è quasi sempre in inglese, quindi a uno che gli piace l'audio, eh, ovviamente lo ascolta in inglese, no? Ovviamente. Beh però è ancora vive Vegeta e guarda i film con i sottotitoli anche giapponesi coi sottotitoli con i sottotitoli come pensate i gia giapponesi con i sottotitoli in italiano che bestia eppure riesce a guardarli è ancora eh, io pure inizialmente è un... ero così cioè non, difficilmente guardavo i film in lingua originale o a meno che non era film che ho visto milioni e milioni di volte però eh, anche adesso ho anche film che magari non ho visto mai dico ok proviamo in inglese vediamo com'è magari mm -hmm. mi perdo qualcosina però è comunque è comprensibile questo tudito, alla fine se ci fai l'abitudine diventa ma più facile. Sì, ma non è un, uno scoglio insormontabile, però siamo abbastanza sai, siamo non lo dico per tutti, però come quando andiamo in ferie che andiamo che ne so, in Spagna e l'italiano pretende che ci sia tutto in italiano, la receptionist in italiano, che ci siano i cartelli in italiano, la colazione, la colazione deve essere tradotta in italiano perché li ho conosciuti in ferie queste persone, cioè gli ho riso dietro, però ho detto quanto sei cretino e questa cosa è anche dall'audio altre cose, non c'è la cioè tutto servito su un piatto d'argento, no? È così. Ma non vuoi provare anche un'altra, perché non vuoi provare? Perché? Se ti piacciono i film, perché puoi anche sentire la recitazione di un attore, c'è tutti quelli che recitano in inglese, Guy Ricci, cioè hai sentito un film di Guy Ricci in italiano, con tutto il rispetto per i doppiatori italiani, perché se un film arriva in inglese in Italia non avrebbe lo stesso successo che è doppiato mm -hmm. è un'arte che va avanti da tempo in memoria, l'arte del doppiaggio in tutti i paesi, quindi è giusto così, è giusto così. Ma tu hai mai visto un film di Guy Ricci com'è l'atmosfera completamente diversa in inglese che parlano stretto, è proprio bello sentirla, è proprio bello anche in americano uno è del Tennessee, uno è della California, senti anche la differenza? Il New Yorkese, il New Yorkese parla in inglese, fin di Woody Allen, quei pochissimi che ho visto, in modo dialetto, ancora diverso, e a me Ma affascina sta cosa. E se sento in italiano è tutto così piatto. Eh, certo, faceva perdere eh, i dialetti, eccetera. Quello eh, sì, quello è un grosso limone. E, e a me affascina, e mi fa incazzare che tanti non vogliono buttarsi a provare. Chi ha le casse per sentire una traccia migliore, l'Atmos, che sai benissimo che le tracce Atmos italiane nascono e muoiono al cinema, praticamente, sì. eh, perse sì. dopo e quindi sì. io me le sento in inglese, ma già dal DVD, insomma, già dal DVD che eh. insomma, come il remix del primo Terminator che sì. è uscito in DVD della Cecchi Gori in DTS che usava il multicanale inglese, ci appiccicava il mono centrale bruttissimo in mezzo, era veramente orrendo e già lì dicevo, ah io devo sentirlo così in un film uno me lo sento in mono originale italiano se devo sentirlo così, lo sento in inglese, che almeno c'è è tutto bello calibrato. Poi c'è Schwarzenegger che talk like this, ok? <ride> che parla così, sì, ma è fantastico? Ma eh, tipo puoi... ad esempio, cioè, un esempio che posso farti è che io infatti è uno dei, uno dei video per cui io, infatti, l'ho conosciuto, era il video che avevi fatto sul signore degli anelli in 4K. Pensavo quello fa... di Salem, no. Signorio. Signorio. <ride> quello, no, quello è venuto successivamente <ride> però il primo era Signor Ionelli okay. anzi tra l'altro con eh, la recensione che avevi fatto su, su tutti e tre i film sì sì e sì ma e io, ce l'ho pure io la steelbook i tre, i tre steelbook che c'hanno il, il problema dell'audio italiano su Qual è il problema? Non è vero? Si sente benissimo, ma che cosa stai dicendo? Stata, le, mie orecchie, le mie orecchie valgono più di tutto il no, resto. No, io no, sento bene, parte... quindi il problema non c'è. No, 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 no. Sorrido, eh, lasciamo verde. Ho messo, <ride> io purtroppo, come ho detto, uso le case del televisore, ma ho messo il signore Ianelli in inglese, l'atmos fa spavendo, è una roba... Cioè... Atmos è bella, è bella. Cioè... È meraviglioso. È bello anche l'italiano a parte quel difetto sì, sì, di beh. pitch che hanno eh, fatto: vabbè, bello, cioè, io me lo sono sempre ascoltato nel vecchio cofanetto in 6.1, DTS 6.2. Sì, sì, pure io e me lo sì. sono sempre ascoltato. Cioè, bastava non fare pasticci, andava bene così, ma il problema non c'è, quindi Dopo... <ride> non c'è il problema. non No, no, ma, è... ma si sente proprio la differenza. Cioè, sembra un MP3 momenti, cioè, non vi dico quello, ma. <ride> Sì, ma wow. Il fatto è che tornando a Sto Signore degli Anelli, cioè io avevo anche registrato un pezzo dal televisore con l'audio sì, che non si ricorda, ma cioè, io l'ho fatto sentire ai miei amici proprio per dire anche a mia moglie, ma amore, sono scemo io che sento diverso male, sono scemo, magari sono scemo io, può darsi, io sono scemo. E, e tutti in casa, i miei amici che è entrato mi hanno detto, ma Moreno, ma perché c'è questa differenza? Poi ho messo il vecchio disco. Amma ma perché c'è questa differenza? eppure tanti io ho comprato il disco è, io ho comprato il disco alla Feltrinelli e non ce l'aveva l'errore, sì perché hanno fatto le stampe per il Media World la Feltrinelli e l'Euronix. hanno fatto tre stampe diverse la Warner, tre stampe no. diverse dei dischi vabbè, vabbè. Ah, però nel senso <ride> era l'esempio appunto per, fate, per capire come io ho scoperto questa cosa ma soprattutto, quello che io infatti eh, è stato interessante grazie al canale Duo, e poi leggiamo un attimo qualche commento che ci stanno un po'... Sì, bocchino. sì, ecco, io parlo inizio a parlare. Cioè no, eh, ma, è, sì. ma è normale, anche io so uguale, eh? nel senso... Eh, grazie anche a questo io sono riuscito a capire meglio la differenza tra Full HD e 4K. Sì. Perché col primo televisore che avevo, che era un 4K 40 pollici, Dico, ok, sì, la vedevo la differenza, però dico, ok, ma non è che fa tanta? Dice, mm -hmm. ok. Cadevo un po' in quel discorso, ok, ma non fa tanto. Poi lo mettevo su televisori più grandi, dico, aspetta, è più luminoso, i colori sono più accesi, c'è più contrasto, c'è più dettaglio, vedevi, vedevi i pori della pelle. Mm -hmm. Dice, aspetta un attimo, allora forse la differenza c'è. Mm -hmm. E qui, infatti, io... Vorrei, infatti, perché ho fatto questo anche questo, questa live? Perché vorrei appunto indirizzare magari danni verso questo mondo. Perché veramente, cioè, se prendete io, un esempio che tu hai fatto e che io porto sempre e spesso è questo. Mm. Questo, cioè, questo e Nick degli Urban Zinefile lo sa, gliel'ho consigliato io. Questo è un altro film in 4K, cioè, ma, ma vogliamo parlare de della scena del bar. Posso dire la mia ipotesi che Tarantino non c'è stato dietro e non avrebbe mai voluto un video così nitido, posso dirlo perché dal negativo originale è un'altra immagine rispetto a quella che sì. vedi al cinema. Per me, è, per me Tarantino l'avrebbe bocciata, È fin troppo, è troppo, è troppo spaziale. Ah, Sapena so Mendo, le iene, cioè, iene hanno film, film pure. hanno ripulito, però ma hanno fatto un lavoro. Ma che è meraviglioso, e da lì ho cominciato a capire le potenzialità del, del, del 4K. Certo adesso, non so, adesso. mi sembra tu hai recensito anche i 4K di Hitchcock, se non mi ricordo male. belli, beh. Li, ho, li ho finiti, no, devo ancora vedere due il film, film, film. dell'ultimo sì, cofanetti. Così. Esatto, sì, dell'ultimo, e... ancora... me ne mancano due. E meglio, infatti, consiglio spesso, magari film anche più datati perché? Perché quei film più datati, che quasi sbarrossamento il 4K dà il meglio di sé. Cioè, abbiamo visto Hitchcock ehm, pure aspetta adesso non mi ricordo il nome 80 anche Starman sì. sì esatto Starman poi aspetta c'era un altro che era Alien ecco Alien pure Alien, Alien pure Indiana pauroso. Jones Indiana Jones, Jones. <ride> cioè, sì. Indiana Jones è Mai visto così Indiana Jones cioè mai sì, sì. visto e poi dice... ieri è pauroso cioè, qua, vedi che qua io ci scherzo su, ovviamente ognuno fa quello che vuole, eh. certo. ma quando mi. Che io li conosco qualcuno, e ho già sentito anche discorsi quando comprano il televisore nuovo, magari anche un bell'OLED, bello grosso, eccetera, eh, e poi mi mettono il DVD. cioè, non. non riesco a, a, capi, a capire. Non riesco, non riesco. Cioè, io li conosco. O gli esempi, non faccio i nomi, non voglio assolutamente. però li conosco e, e non riesco a capire, non riesco per perché non vuoi accettare. <ride> perché? perché Il lettore costa troppo, ma non è vero, con 100 qualcosa euro prendi quello più base 4K e, che level e bene. tra i 100 e 200 euro della gara, ma sì, ma lo trovi, poi anche in office, anche c'ha le controlle di un PlayStation 5, yeah. Xbox e X fanno ma anche loro. Sì, l �e l �e. ma sì, ma va bene perché c'è solo quello, ma va benissimo, va benissimo. Ma anche cioè, la gente non sa che il Blu-ray legge anche i DVD, Eh, ma poi compro il Blu-ray, storie vere storie vere. Me le dicevano già al Blockbuster e Tempi. Ma poi compro che c'era la promozione con lettore della Samsung che io feci al blockbuster ti regalavo un pacco di Blu-ray se compravi il lettore da loro e l'avevo sì. preso quando sì. guardavo in camera da letto i film con mia mamma come secondo lettore, l'avevo preso. Sì, io il e... E ecco, ecco. E... Ma io compro il lettore Blu-ray e poi i DVD li butto via. No, perché legge anche i DVD il Blu-ray e il 4K? Anche lui legge quelli prima. Cioè, è, tutto, è tutto compatibile col vecchio, quindi non perdi niente. Non perdi sì, niente. È Però... solo un upgrade, eh, esatto. È Però... un upgrade, certo. Ovviamente, cioè io, posso, io posso solo capire quando non c'è un film italiano vecchio che non uscirà mai, eccetera. Esce solo in DVD, oh, se lo ami, sto film, e eh, piglialo in DVD. Ma quando. cioè. Commenti anche su gruppi, e c'è poi. Io non, non partecipo mai. Io no, t -t tanti io mi vuole. mandano, guarda Moreno, cosa dicono di qua? Guarda Moreno. Io ringrazio, mi faccio una risata. Ma non, non mi interessa. cioè non mi interessa. Chi non vuole capire, non vuole capire. però anche solo scelta, eh, ma il DVD costa un pelino meno del 1080p. Ma cioè, già che il DVD per chi ama cinema, penso per chi ama cinema che va 25 fotogrammi invece di 24. Cioè, il film dura meno, a me dà già in testa. Tu, tu compri Kubrick, Kubrick e Shining ti dura meno in DVD, perché va a 25 fotogrammi, il sistema palle è più veloce, va a 25. Sì, è, cioè, è una bestemmia, è una bestemmia proprio quando l'ho scoperto io ai tempi, ma perché? Perché l'NTSC americano va alla velocità giusta, il PAL va sì. a 25 e quando è uscito il 1080p, che lo pubblicizzavano anche oggi, non si fa pubblicità di niente né dell'audio né del 4K il supporto fisico, il tipo di audio. Sì, Dolby Atmos! Sì, ma lo buttano così senza esempi, c'è, una volta con le riviste c'era la pubblicità nelle videocassette, nei sì, sì, nel blu-ray sì. ecco, non fanno più pubblicità. Non ne fanno più e sono cretini perché l'interesse c'è, c'è l'interesse, però glielo devi far venire la curiosità di provare, glielo devi far venire e non c'è più pubblicità. Non ce n'è più. Sì, ma è... Vero. Infatti, anche come esempio, un altro esempio che tu hai portato, che è un video molto interessante, che vi consiglio di recuperare, che è quello che hai fatto su It La Sfida, tra l'altro, uno dei miei 10 ah, sì. film preferiti tra l'altro quindi che quando sì. ho preso io il 4k eh, ho pensato aspetta ma che prima di vedere ancora il tuo video è eh? mm -hmm. che è successo ma che si vede così scuro cioè mm -hmm. dici allora aspetta allora tante volte dici ok ma allora aspetta non sempre un 4k se vede meglio però sappiamo dopo anche dal video che hai fatto tu molto interessante sul fatto che era Michael Mann che l'ha voluto così sì, io per, per puro caso ho scritto su Instagram, sì, sì. Al, io non conoscevo, cioè si impara sempre. Poi quando sì. l'ho detto al mio amico che ha una testa così, il mio amico Gianluca ha una testa così, quando gli ho detto che avevo scritto, ma Gianluca, io, io ho scritto a, a sta casa a questo tipo che ho visto che ha lavorato al grading, per curiosità mi ha risposto, mi ha dato un po' di risposte mi fa, cosa? Quello lavora per la company 3 che è quella che fa praticamente i grading del 70% sì. dei film americani e <ride> cioè, ho detto ah, sì, perché io avevo visto una foto sai, da Cretino boh. cerca questa persona su Instagram, mi risponde e allora gli faccio domande: cazzo, eh. non è quello che ha fatto il grading del film, e eh, però mi ha detto che Michael Mann l'ha voluto così e comunque sì. anche con una risposta così la gente: no, fa schifo, non lo voglio. Ok, come. Per quella cosa che, di cui parleremo dopo, mi sa mm -hmm, sì. ok, sono d'accordo con te, ma l'ha voluto Michael Mann l'ha voluto il direttore della fotografia, così lui ha fatto, le, ha, ha fatto le direttive che gli hanno dato, devi rimanere lì come alte luci, luminanza, eccetera, nits, nits, devi rimanere lì. E io lo ammetto non ha un impatto così, non ha un impatto così. E il Blu-ray che abbiamo anche noi da Cecchi Gori è Più chiaro di grading, è sì, vero. è più limpido, è più chiaro. Sì, ma grading del Blu-ray: una cosa cioè il grading può essere diverso da disco, disco, edizione, casa che lo fa può essere diverso. Ma se sul 4K hanno deciso così chiaro, fa cioè il regista e il direttore della fotografia ha deciso lui così. Lui non è che ha pacioccato il video, cioè, è quello l'impatto dei colori della luminanza, è quello. Eh, guarda quello che vuole lui poi come tu sul Panasonic se vuoi puoi mettergli l'HDR farlo un po' più chiaro senza stravolgere l'immagine sì, sì. puoi alzare sì. un pochettino e puoi sai, sistemare ma... tra virgolette, sì. sistemare un po' come piace a te cioè ognuno sì. a casa se io voglio gli atmos un pochino più alti di volume non è che bestemmio contro qualcuno la base è quella sono andato un po' a modificare il volume dei decibel sopra se a te piacciono dei colori un po' più spinti se chiamo un calibratore professionista allora lui ti fa così il televisore è settato come deve essere visto un film ma se tu gli dici ma a me piacerebbe un po' più limpida un po' più chiara Magari te la setta a tuo piacere, insomma. Bisogna anche arrivare eh, senza stravolgere, eh. senza cioè... stravolgere, stravolge, eh, no, stravolge. perché... un pelino. Se vuoi migliorare, hit la sfida un po' più chiaro, un po' più piacevole. Lo ammetto perché un po' più di impatto anche come luminanza sì. ti fa apprezzare anche di più il micro dettaglio all'interno dell'immagine. Vedi di più ancora lo scan 4k, che è un buonissimissimo scan 4k. Beh. Allora fallo e se ma non ha voluto così, è che ci dobbiamo fare? e Niente, però la risposta non è piaciuta. Ha fatto un lavoro di merda quindi ma vabbè. Con il Mario 4K tutti pensano subito: la prima cosa è più luminoso, più contrastato, ma non è detto. Sta cosa, infatti, no, no, <ride> no. Esatto, è è detto. Quello, eh. Ma infatti, i 4K sono più scuri dei blu-ray. Ah, molto esatto. più scuri. Tu hai sempre portato quando sul video del Gran Turismo quello mm. che era. Oh, ne no, parlato, cioè, sì, è un film che con l'HDR con eh, molto, eh, le pietroline quando cade la pioggia. Che ci cioè fregga subito caso, che fa paura che si vedano benissimo. Wow. Però è spendino, cioè i colori sono più spendi anche quando c'è la, la parte nuvolosa. Sì, anche quando loro però... stanno fuori non sono mai luminosi al 100%. Perché è proprio no, anche, anche la film. parte di Dubai, tutta la gara di Dubai, esatto. cioè questa è una recensione che è solo per gli abbonati. Ancora, eh? è, esatto. so, è ancora solo per gli abbonati. Quindi, non l'avete ancora vista tutti. Chi mi segue nel canale, c'è tutta la corsa di Dubai che cioè io me l'aspettavo, cioè pompata, sì. cioè figa sì. spinta. Eh, però cioè, da quello che ho inteso io negli extra il regista dice che ha voluto dei colori reali e, e nale, nella realtà cioè, no, nella realtà vedresti ancora più d'impatto però li ha voluti così insomma li ha voluti così è piacevolissimo Gioca molto di alte luci. Non so se hai notato quando parla con David Herbur, quando gli dice della gara. Guarda che io avevo i freni che erano vetrizzati: come cacchio. Sì, si dice sì, c'è sì. tutto quel bagliore che arriva dalla finestra qua nel viso. Sì, sì, sì. Il Blu-ray non è così quel bianco sul viso, eh. non lo no, è. <ride> non è quella è un'alta luce. Quella è una cosa figa dei 4K con l'HDR, come per dico ca. l'izer che ho visto ieri sera. Il video è a mio avviso quasi pazzesco, <ride> cioè le alte il luci c'è una roba e una roba fuori, fuori. Io anche io, è vero. Sì, sì, Però de devi fargli esempi, devi fare pubblicità, devi far vedere. Io, cioè... Scusa, rutto, cioè bevanda gassata, vedi? Non è birra, io non bevo più da sei anni, è una normalissima <ride> bevanda gassata al gusto di Fireball cannella. Ah. Ce l'hai Action, ce l'hai Action vicino a casa il negozio. No. No. Eh, no, è una catena non... tipo, tipo aspetta eh, che la riesco eh? action no non ce l'ho qui c'ha di tutto dentro il negozio c'è la roba no, per la casa bevande animali cioè c'ha tante cosette che tu sì. esci. sai uno di quei negozi dove non è pubblicità eh, ragazzi tu entri per comprare che ne so c'è in offerta il lenzuolo e esci col carrello pieno di minchiate e quel negozio lì <ride> e io vado matto per queste cose qua eh, Gusto torta di compleanno, gusto cannella, gusto alla buble gumma. La fragola, gusto con, con, con masticare, bubl esatto, <ride> buble gum, sì. E Che stavo dicendo, Matteo? <ride> Mi sono perso con l'action. Mi sono no, Stavo perso. dicendo il grandurismo del 1083, del grandurismo della, del 1080p, ah, eh, del del bianco del coso di Equalizer sì, che esatto. bisogna. cioè Ecco quello che dicevo io: a me piacerebbe che qualche negozio lo fa, però fanno pochi, cioè che è proprio la casa che mm. fa il disco per pubblicità. Perché io sono sicuro che se, per esempio, la Sony facesse degli eventi dove presenta il nuovo film con non roba che uno non può permettersi. Ma con roba entry medium level per far capire anche alle persone: guarda, che questo magari te lo puoi anche permettere: un proiettore così, un televisore così, magari a rate, magari come scriveva uno prima, vai a vendemmiare per due o tre stati però ci puoi arrivare, non parlo roba di 80.000 euro, eh, non no. parlo di quello, però per entrare, come siamo entrati noi in questa passione? No, col televisore, magari uno con un piccolo impianto audio, eccetera. Sì, ma è graduale Se poi facessero, la se eh, facessero pubblicità, pubblicità, se facessero vedere il prodotto che stanno vendendo, non buttarlo così fuori, eccetera, come andrebbe visto e sentito, per me il mercato, non dico che torneremmo all'era del DVD, non lo dico, però con un piccolo investimento di pubblicità da parte di tutte le case, Warner, Sony, ma anche le italiane, la Eagle, la Playon, organizzasse degli eventi dove ti fa... Cazzo, abbiamo messo l'atmos di Ferrari, la Eagle, abbiamo messo l'atmos di Ferrari, cazzo, io ti presento quel film, se lo compri in questa dimostrazione lo paghi 10 euro in meno magari sei venuto fino a Milano per sentirlo però ti faccio vedere dei pezzi del prodotto che sto presentando e si sente si vede così e lo paghi meno solo per essere venuto alla presentazione e tu inizi a parlarne con roba entry medium level eh, perché già se mi spari un proiettore no, da no, 1000 euro, io non, non vengo neanche alla presentazione, per curiosità ma non ci vengo neanche no? ma meglio, è meglio così Cioè, una volta le facevano ste cose, io mi ricordo che col Blu-ray di Terminator 3, o no, il DVD no era il di no era il blu ray di Terminator 3 quando era uscito sì, c'era già il blu ray con Terminator 3 no Terminator 3 è del Questo. 2000 sì di che anno è Terminator 3 del 2003 no il blu ray è arrivato nel 2008 blu ray sto cercando se c'è scritto un anno qualcosa 2009 no 2009, 2009, 2009. No, Allora era il DVD. Era il DVD, c'era questo camion itinerante che passava per vari paesi ed era casualmente venuto anche a Torino. Tu entravi, c'era la presentazione del film, c'era un terminator finto dentro e ti facevano vedere, sentire in 5.1 un pezzo del film in DVD e, e, e la gente lo comprava lì. Io lo, li vedevo io, li comprava. Ma... <ride> e... Non, non sfruttano ste cose. Sì, c'è il negozio a Milano, anche a Roma eh, che ti fa la presentazione oggi evento, ti faccio vedere il nuovo proiettore un pezzo di film proiettati, ma non c'è mai il collegamento con la casa che te lo vende. A parte che in Italia di casa non, non c'è quasi più nessuno, la, la Sony non c'è, cioè, non c'è quasi più, è tutto distribuito da altri. Anche sì, la Warner, la Warner, era eh, ancora che è, è, sì. la sola. No, era, era andata via anche la Warner. No, la Disney è rimasta solo la Disney. La Disney adesso distribuisce Eagle. Sì, però come Disney Italia c'è ancora. C'è no, ancora. Era... Io so che la Warner mi sembra l'unica che distribuisce ancora da sola. Mi sembra. Universal è andata con Bryan. Eagle distribuisce Disney e Sony, eppure mi sembra oh, forse c'era una notizia, Marca. Ma vedi la memoria che provo, vedi eh, non non il nel dettaglio non ricordo, nelle live perché non mi ricordo un cazzo di niente. Comunque, vabbè, non c'è mai il collegamento con la casa. e Sarebbe figo, sai, sarebbe figo anche a Torino. Ci sono vari negozi, cioè, io anche col mio canale, questo qua. Sarebbe bello fare da collegamento con la casa o in quel negozio. Se mi dai un po' di copie di quel film, cerchiamo di venderlo, però facciamo vedere anche qualche pezzo con un OLED che uno può permettersi, con un bel mini LED che uno può permettersi. Un impianto Atmos che parti da stereo, poi ti allarghi e poi ci metti, a... cioè per fare introdurre la persona nell'ambiente, perché la gente va al cinema. Ma lo sai benissimo anche tu che non vede come dovrebbe vedere, non sente come dovrebbe sentire e anche tutti quei mix che abbiamo, l'Atmos, l'Atmos non è che è nato adesso. No. Cioè, è, è da... da uh, Cos'è? Ribelle della Pixar che c'è l'Atmos. Cioè, sì. sono 12 anni <ride> nel... che in giro. Io avevo fatto quel video là che sempre con l'aiuto di questi miei amici mi hanno dato tutti i titoli che erano usciti al cinema in Atmos e che noi non abbiamo in disco. Cioè, ce n'è un macello. Sì, sì, eh. che vengono persi. Cioè, pensa sì. che la Sony, la Sony non c'è un titolo. Cioè, tu pensa la Sony che non ha un titolo in Atmos italiano, in Italia, né in streaming, né su disco, non c'è un titolo. Uno! Mm. E avrebbe di quelle tracce bomba. Cioè, l'inglese con l'audio italiano. Sarebbe uno potrebbe sentirselo in italiano con effetti da sopra, ma non solo perché ci sono gli effetti da sopra, ma proprio perché il mix è stato fatto così. Tu lo senti così, io posso sentirlo così, lo sento così. Tu puoi sentirlo in stereo, e poi eh. è compatibile anche con lo stereo, così. Io me lo sento che posso. Chi ha 7.1 7 7.1, se chi ha il 5.1 solo se 7 e chi ha lo stereo se lo sente in stereo, ma siamo contenti tutti. Io pago il prodotto una volta, sono contento. Certo. Come anche che dico io, le tracce Dolby Digital Plus, che arriviamo a 7.1, lo mette la Universal ogni tanto, mm -hmm. tipo, questo è 7.1, prendi il volo, gli Halloween, eccetera. Ma si può fare anche il Dolby Atmos in Dolby Digital Plus e si sente dannatamente bene anche così quando si sente male perché la traccia è toccata ha toccato la dinamica ci hanno fatto qualcosa ma ci sono mm. tanti esempi e io dico bestemmia vabbè lo streaming Dolby Digital Plus Atmos perché passa così in streaming il Dolby Digital Plus perché richiede meno banda certo. cioè ci sono delle tracce su Netflix devastanti più mm. di True HD sul disco, ma perché sono toccate sul disco? Perché sono toccate? Certo. E la gente deve capirle ste cose, deve iniziare a conoscere ste cose. Mettetevi la casa degli Asher su Netflix, la serie, tanto è una Ho bella visto? serie, a mi è piaciuta. Sì, sì, ha un audio atmos italiano della Madonna, tira di sì, quelle cartelle a volte degli effetti da sopra, surround, e, e sembra di avere la roba in casa, ed è il sì, Digital Plus. A combi bitrate basso pure, ma perché è un bel code che se la traccia non è toccata, non gli metto le manette alla traccia, non vanno a cliccare quando convertono la traccia. Ma si vede che sono proprietarie di Netflix, quindi Netflix dice vanno su streaming, ma perché devo toccarmi le tracce? Mie ipotesi, no? Mie ipotesi. Eh, loro già hanno le, le esclusive. Tracce... Sono delle tracce della Madonna, ma anche quello della fine del mondo che c'era. Itanok come attore. Ah, leave the World e... Behind. Eh, leave the World Behind, Atmos italiano della Madonna. Quando si schianta l'aereo si sì, pianta sì. una tecca che è una roba spaziale. Sì, sì è vero. L'ho provato col, col televisore dei miei che hanno un piccolo imbiandino. È vero, fa paura. Sì, sì. No, no, cioè, lo senti anche con un impianto semplice che c'è. C'è qualcosa di più? Sì. e tante volte su Disco non c'è quel qualcosa di più, non, non c'è. E anche lì, perché tacco ta una lettera, poi stavamo cercando di organizzare una live anche con. Non gente più esperta di me, non io, io in mezzo, ma gente più esperta, proprio per parlare di questa cosa, codec un po' più professionale, diciamo, un po certo. più, eh, professionale, cercavamo di organizzarlo. Eh, prima o poi arriva nel mio canale, prima o poi arriva sempre grazie a chi ne sa più di me, cioè mi danno una mano a me a fare un po' più di cultura su ste cose. però tante volte basta anche solo ascoltare, ascoltare, cioè, proprio dici, ma perché in inglese si sente così? In italiano non è così? Mm. E non si sa, e toccano, toccano, però in streaming, come su Disco, potrebbero metterlo l'Atmos su Dolby Digital Plus che tiene meno spazio, tiene, ma almeno almeno io sono contento, non rompo più le balle. Ho l'Atmos che <ride> vola, boh, ho l'Atmos la, come me e anche tanti altri, anche tanti altri mm -hmm. e non lo fanno, ma perché proprio chi fa i dischi, soprattutto per le case grandi. No, le italiane ci mettono molta cura, poi le tracce italiane sì. non sono quasi mai toccate, Eagle... Ma, appunto, fortuna non, non che ci toccano stanno toccano. loro, tra l'altro, che almeno non le distribuiscono. Non le toccano, tranne qualche raro caso, ma non, solitamente quello che ho sentito io sì, ultimamente, sì. non le toccano, mercenari, devastante mercenari, sia italiano Un che, che l'inglese, devastante. Però romano. le case Universal, Paramount... E toccano, e poi non ci lasciano le tracce tipo i Transformers. Sono in Atmos in italiano. Tu hai un Transformers in italiano? Sì. Non c'è, sì, sì, non ce l'abbiamo. Eh, perché, perché spendo 30 e passa euro e non me la posso meritare su disco? Poi stesso discorso anche per gli spagnoli, per il francese, anche se. In, in tedesco, come ben sai, gli va molto meglio in Germania, ma perché ne vendono di più di dischi e anche sì, proprio il, mercat il mercato audio-video, televisori, impianti audio, tu guarda anche i mercatini dell'usato quando cerchi degli altoparlanti, tipo i miei Magnat Io ho preso le casse Magnat mm -hmm. sì. in Italia, non le vende nessuno usate. Le trovi sempre Francia e su, Paesi Bassi sì, perché sì, più vai su, più c'è cultura dell'home theater. Noi siamo proprio in fondo, più vai su Francia, vai su Inghilterra, Paesi Bassi, eccetera, c'è molta più cultura dell'home theater e trovi anche prodotti trattati benissimo. Mio, mio amico si è fatto 10 ore di macchina per andare a comprare le casse, il suo impianto di casse su, perché non le trovi in Italia. C'è certo. molta più cultura. E allora, dato che vendono di più nell'home theater, vendono più dischi, fanno più edizioni di dischi, eccetera, le case grosse come la Paramount, come anche la Warner, anche da noi ci spunta qualche Atmos di Warner, ci spunta fuori sì, però a loro molto di più, Qual un po' meno la Francia. Un po' meno la Francia, ma anche la Francia. Io guardando le edizioni estere quando preparo i video, ok, eh, ne trovo varie tracce Atmos francesi, di magari di un disco che è fatto solo per loro, eh. c'è inglese e francese. Basta Atmos, mm -hmm. Atmos, stop. E noi no. Ma a noi va bene tutto, a noi basta che sia streaming, a noi basta il DVD, quindi se continuiamo così a non dare interesse, mm. e non che lo devi comprare, ma a dare interesse a una cosa a contribuire, a pompare la frase: ma perché da noi non arriva? <ride> perché? È quello infatti, quante volte, infatti, quando domande eh ci sì. facciamo: questo arriva, questo eh, arriva, no. e è sempre un urogiale di dita che arriva. A me è andato del coglione anche perché non compri DVD, perché io non spendo in DVD in film. Di film eh, importanti, registi era dal 2008, eh. che non li più, lo cioè, so, ce ne sono di pochissimi. Io. io DVD ho chiuso da quando è uscito il Blu-ray. Quando è uscito il 4K ho chiuso con i 1080p, ma con un bel televisore ho scoperto che i 1080p hanno ancora molto da dare se proprio non vuoi comprare il 4K, soprattutto con le tracce audio. Sì, eh, sì, è, vero, è vero. tu che nel, nel 4K ci mettono il Dolby Digital tantissime volte, eh. mentre nel 1080p c'è il DTS HD Master Audio. Eh, che cazzo? <ride> <ride> ah, scusa, eh, compro la versione che dovrebbe essere il top e non c'è la traccia lossless Ma che, che cazzo vuol dire? E eh, eh, fanno così. Quindi il Blu-ray ha ancora senso di esistere, ma tipo Equalizer, cioè Equalizer in 1080p, vabbè. Riprese della Madonna ultra nitide, ma è ancora un signor 1080p. Non... Sì, cioè, se uno sì, compra il sì. 1080p sì. tanto per averlo, gli dico: No, no, hai comprato un bel disco. Assolutamente, non posso dire no, niente, no. Eh. Ma inf infatti, adesso andiamo a leggere qualche commendo. Se no... Vai, 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 vai con i commenti, io mi drogo, okay. <ride> allora, eh, ricopriamo tutto allora. Cominciamo da Fabrizio che dice che su Film e More ci sono delle ottime offerte, tipo il cofanetto Bergman in Blu-ray 25 euro. Convermo, confermo, confermo. e oserei dire bravissimi Film e More che prima di fare il sito io per fare le uscite del mese, come ho anche un buonissimo rapporto con la Playon, mi rispondono sempre bravissimi, chiedo, so anche cose future che non posso dire, però sono sempre gentilissimi e su Film e More... Mi me chiedo io ogni tanto, ma mi mettete le copertine back così almeno io so nel video che extra c'è il film che audio ha, perché non le mette? Io gli scrivo e mi mettono le copertine, sono gentilissimi, gentilissimi anche per la storia dell'Atmos, potete scrivergli, ma quel film all'Atmos lo mettete come prossima uscita, cercheremo di fare qualcosa. Ferrari all'Atmos, Beekeeper con Gesù Stetem all'Atmos mm. italiano, mm. quindi bravissimi, bravissimi no, sì, ho recuperato anche uno, un, un sacco di 4k con l'offerta che avevano fatto tipo 2, 3, 4 4k al 50% adesso non mi ricordo quando è, ho recuperato un sacco di 4k yes. che dici a prezzo bio non avrei recuperato, però dici oh, oh, ah, beh, bio, anche, bio. Cioè, io mi sono preso anche del coglione da pochissimi elementi meno male, li conto sul, sulle dita di una mano, perché tante volte non compro il day one Vorrei bestemmiare, non si può comprare tutto al day one, non si no, può tutto, comprare tutto, no, non tutto. si può comprare tutto. Io faccio la selezione. Quando è uscito il 4K io ci stavo dietro per curiosità perché erano pochi i prodotti che uscivano, ma sono abbastanza i prodotti che escono in 4K e mm -hmm. a 30 euro a botta o pago l'affitto o mi compro il film. Quindi esatto. per quello... 5 euro in meno di qua, 5 euro in meno di là, alla fine mi viene fuori un film nuovo. Non lo vedrò subito, non farò il video subito. Eh, vabbè. Eh, però non si può comprare tutto. Eh, però mi sono preso del coglione anche così. Ma vabbè, non importa. <ride> allora, poi Martina ci dice, io di Caballo ho recuperato la locandina originale a 5 euro. Non, sapevo, non sapevano cosa stessero vendendo. Eh, già. Eh già, a me è a andato, mio amico mi ha regalato e non sapevano cosa stavano vendendo. La locandina di Fumo di Londra di Sordi, che è originale, ce l'aveva, vabbè, lo posso dire, un babbaro Io l'ho vista a quella lì è, perché hanno preso il locale dal vecchio mm. bar che c'era, no? okay. ma quella è la locandina originale di fumo di Londra. Il mio amico è andato, perché era il mio compleanno, è andato da, da, da che Babbaro. Quanto mi dai quella? Te la compro io, te la compro io, me l'ha data a me. Tu non sai cosa stai vendendo, <ride> tu non lo sai, ma almeno almeno un 60-70 euro costerà è originale. Cazzo, degli anni 60, mm. eppure adesso ce l'ho lì appesa <ride> Quello è un G-Meglio, tipo, tipo non, non, non riesco a valutarla, perché non riesco a trovare nei mercatini dell'usati che trattano queste cose, questa locandina ha un disegno che io non lo trovo, io trovo un altro disegno di locandina, ma non questo e quindi non so quanto vale, magari è una tiratura certo. limitata e non lo so adesso l'ho detto e vengono a rubarmi in casa ecco, a posto fate finta di non aver sentito <ride> allora Martina dice, noi infatti, ecco quello che dicevamo delle di live, dice, noi le facciamo durare tre ore e mezza per solidarietà nei confronti di The Irishman e infatti... Mamma mia, meglio la vostra live di la... Irishman, meglio Quella è sicuramente di più, effettivamente <ride> <ride> allora, poi vediamo che... ah, qui era il commento che avevi letto due Giovanni. che dice io sono andato a vendemmiare per due stati già sette anni per comprare il mio primo kit Yamaha 5.1 Dolby e DTS bravo, bravo, bravo bravo Già lui si associa con noi di avere nel sogno una stanzetta dedicata. E, sì, qui siamo in tanti anche eh, una stanzetta. Eh, lo so, eh, lo so. Poi io ne, io ne ho sentuta, ne ho sentuta. Mio Dio, Moreno parla bene. Ne ho sentuta, ne, oh, no, ancora l'ho detto, <ride> non, è non è possibile. Ne ho sentita una di Saletta non pochi, me, pochi mesi fa. Siamo andati a trovare un amico in un posto, non dirò dove, non dirò chi è. Ci cioè ha completamente sverginato. <ride> una cosa devastante, roba bella io... assolutamente, però mi accontenterei di quel 10% che ho visto là dentro. Eh. quel 10%, io anche del 5%, probabilmente. Guarda, una cosa meravigliosa. Cioè, io ho visto tanti film al cinema e, ed è. E io pagarei per andare a casa sua, ma non al cinema. Non si capisce sta cosa, il cinema, ho capito eh. che un piccolo esercente non può stare dietro alle tecnologie, eh. eccetera, però puoi regolare bene quello che hai, no? Puoi ottimizzare bene quello che hai, già mettere due o tre pannellini, se un cinema è piccolo, tipo per esempio lo Space Cinema, sai, si chiama ancora Space No, Lex Warner, come si chiama adesso il oh, Space Cinema si chiama, come si chiama? Ah, The, The Space, che De Spesa. Io andavo ancora quando si chiamava Warner. E qui eh, da me non, non c'è, quindi no, non c'è ecco. proprio. Io sono andato l'ultima volta a vedere il film dei Pokémon, quello doppiato da Ryan Reynolds. Ah, Detective Pikachu. Perché... Ecco, Pikachu, a me piace Pikachu. Sono andato a vedere Pikachu, sala quella più piccolina, però vabbè, mi giravano le balle, era la sala un po' più piccolina. Sì, eh. Video spocato, video fuori fuoco. Fuori fuoco beccato, su, beccato subito fuori fuoco ed è digitale. Cioè, mm. sta, non è che, cioè, ecco. cassa che grattava quella sul round qua che gracchiava quando si spaccava tutta la terra. No, eh? no. Sai cosa? Space cinema? Io non ci sono più entrato in uno dei vostri cinema to. e quello, quando rifanno una sala, cambiano solo le poltrone. Tutto il resto rimane uguale. Siamo anche un po' noi, mi ci metto mezzo anche io, che quando tanto ti basta andare a vedere un film paghi, dopo che l'hai visto esci. Ma è proprio già parte da, dall'esercente che deve offrirti un bello spettacolo. Perché se tu vedi e senti un film come si deve, come si deve, non solo le sedie fighe, tu ci torni in quella sala e sai cosa? Vorrai capire di più perché si vede così bene e perché ho sentito così bene, con Gordo. Tipo è la vero. sala Dolby che noi non abbiamo un Dolby cinema in Italia. Non so se okay. l'avevi visto, il, mio, il video che ho fatto alla Dolby, che siamo andati a Lione. Eravamo andati onizia, no, a Lione. Oddio, alla... Forse no, però lo recupero in casa ah, recupera maggio. Ho fatto sì. proprio la smacchinata ah, okay. fino a. Sì, a Lione siamo andati. Perché mi dimentico i nomi di dove sono andato? Comunque, siamo andati fino in Francia, cin... quattro ore di, mia... di macchina. E un... okay. uno degli amici se ne è fatta quasi sette di ore, perché da. Da là è venuto a casa mia, da casa okay. mia siamo partiti, Freyus abbiamo fatto la strada di là okay. per andare a vedere i Guardiani della Galassia 3 in un Dolby Cinema per provare l'esperienza che noi non abbiamo a casa con una sala Dolby Atmos ma settata dalla Dol cioè la Dolby e il suo cinema quindi okay. meglio di così no? okay. e una sala con, pro con proiettori doppio proiettore laser Dolby Vision L'ho pagato il biglietto, è neanche così caro, però l'ho pagato con la prenotazione, eccetera, certo. visto in inglese con i sottotitoli in francese, pur di vederlo lì. Vabbè. Se la gente provasse come parlano dell'IMAX, come hai detto tu, vedi? A te ha colpito l'IMAX. Che poi quello che hai visto Forse. tu a Roma, mi sembra che non è neanche 4K e 2K quello che hai visto tu. Forse, penso di sì. Non hai neanche il proiettore 4K. Il proiettore 4K no, infatti K... non sembrava, infatti c'è uh, a digità parte che in pellicola non c'è più proiettore 4k c'è solo qui a dopo Milano dove c'è l'Arcadia la, uh, no l'Arcadia l'Arcadia non è IMAX Minchia, io con i nomi faccio proprio schifo Matteo cioè, io non posso eh, vivere vabbè. così eh, ma certo, da vecchio voglio... cosa, dove finirò io da vecchio <ride> cioè, dove finirò io da vecchio? Incredibile, comunque ce n'è uno qua a nord di proiettore, eh. doppio proiettore laser 4K, che è vero 4K, gli altri, anche l'altro eh. che c'è a Milano è 2K, sempre bello sì. il formato, grosso, ok, capisco, sì, sì, sì. però non è neanche 4K, non ha neanche, no il proiettore è, mi sembra che è buono, mi hanno detto che si vedeva bene anche due, han detto. comunque non, non l'hai visto in 4K. No, se, eh, però ti, comunque ero bene, che non ti ho fatto nemmeno caso. No, guarda. certo, certo, ma eh, credi se un giorno, vabbè, da dove sei tu? È bella lunga andare fino in Francia a provare eh. un Dolby cinema. <ride> è bella eh. lunga eh. per a me è un, un po' più corta. Ma eh, no, eh. sì che io ci tornerò, io ci tornerò perché è stata una visione. Cioè, io ho sentito anche film in Atmos a Torino, all'Arcadia, all'Arcadia, la Sala Energia, cioè rinomata in tutta Italia, sala meravigliosa. Puoi dipendere anche dal film, ma io degli effetti, chiamiamoli ignorantemente, 3D in Atmos di audio 3D, io non ho mai sentito come in quella sala. Non li ho mai, sen non li ho mai sentiti. Io ho sentito parlare qua. E ci mm. siamo girati io e gli altri, eravamo in quattro, ci siamo girati nello stesso momento. Perché io pensavo, pensavamo allo stesso tempo, che okay. fossimo noi che ci chiamavamo. Sai, in cinema, ops, oh, hai visto quella scena per esempio, no? E, e invece era la gente nel film che parlava. Ed era, ero qui, oh, era qui vicino alla wow. testa. C'erano dei proiettili che. Oh, proprio a oggetti ti passavano sì, qua sì. sulla testa, ma non sentivi da canale a canale. Okay, cioè, certo. era, proprio, era proprio qua. Io non so spiegartelo. C'è cioè, una sì, sala. Sì, sì. Re... Ma, però, è della Dolby, cioè è una è sala. da provare. una cosa fuori di fuori di Il testa. Il giorno che capito in Francia ce vado. No, eh, no, no, roba. No, cioè, quando c'è la demo all'inizio, ma vattene a recuperare il video, sentirai la nostra reazione quando parte. Sì, ma non, la recupero, la sì, non la quando, quando parte la promo del Dolby Vision, cioè la non so se hai mai visto il trailer del Dolby Vision, Questo è il nero? No, questo è il nero e vuom, si riduce ancora di più. Sì, il, il nero sì, cioè, sì. era come un OLED al cinema, come un OLED. Abbiamo iniziato a urlare, eravamo in sei in quella sala, <ride> eravamo noi quattro più un'altra coppietta che ci ha fatto anche la foto, a noi dovevo postarlo ovviamente. Okay. Cioè io ci, ci sono rimasto di merda, un contrasto... Eh, OLED. Cioè l'OLED dal cinema, cioè l'OLED, lo, è cioè, una roba fuori, fuori! E ho mai sentito, l'audio non, non era così spaccone, su Buffer non così bellissimo. Ma avevo letto che la versione IMAX spaccava un po' di più, ci sono delle differenze tra mix audio, proprio anche magari come progettazione di sale. Magari. però si sentiva in modo lipidinoso e davvero gli effetti e oggetti da sopra, ma anche sul round, una cosa fuori di, fuori di testa! Fuori di testa, eh, ma... È Mister... se capito in frangio, ce vado. Basta, devi no, David, de devi, <ride> devi. Un... prendo l'aereo. O in Francia, o in Germania, o in UK, in tutti i paesi che vuoi, tranne l'Italia. Dove... Non scegliere l'Italia, dove capito, sì, eh, tanto dove... è tanto. L'unico lim Limax, l'unico Quando... che mi ha dato quell'effetto wow dici, per, perché, perché qui a me non c'è. Quindi pensa, ehm... se vedevi, pensa se lo vedevi su pellicola, cioè io in io per Oppenheimer mi ero informato su, cioè, avevo fatto un paio di post, avevo contattato qualche persona. Io non lo sapevo, non lo sapevo, che... sapevo sì. che era chiuso il cinema in Emilia Romagna ad acqua Acquamare, si chiama lì nel centro dove c'è anche un centro acquatico, piscine, sì. eccetera. Io ce l'ho sempre passato in macchina però avevo visto che era sempre chiuso quando andavo ogni tanto anni fa ero passato lì vicino e ho detto ma non è che lo possono riaprire se facciamo una piccola petizione e poi casualmente mi hanno presentato uno che ci lavorava dentro e ah. mi ha girato qualche foto da dentro come e non c'è più niente hanno tirato via le sedie e ho scoperto che il proiettore IMAX Uh -huh. eh, ce l'ha l'Arcadia. Quando entri all'Arcadia, c'è un proiettore IMAX e quello che era lì, ah. in Emilia Romagna, quindi... ah, forza, aspetta, oltre, ah. mare? oltre. oltre mare. Mare, sì, oltremare, scusami, eh sì, oltre sta, mare. stato parecchio. Eh, sta un'ora, due ore da, da dove sto. Io Emilia Romagna. Eh, eh, quindi ore. abbandoniamo ogni speranza che riapra un, un cinema in IMAX, non me lo ricordo. Non ce l'ho mai andata. Vorrei sempre provare l'esperienza, e prima o poi andrò. c'è quello più No, c'è quello più grosso digitale che in Germania, però quello più grosso in pellicola è a Londra, sì, ok. Prima o poi si va. Prima o poi si va, okay. bisogna provare l'esperienza. Poi leggiamo un commento qui: anzi, due commenti sì. molto importanti, perché uno è. Dov'è Povere Gradura in 4K? Ce lo stiamo chiedendo tutti. C'è in streaming. C'è in eh, streaming, sì, e è mi raccomando, guarda quella di Apple TV perché quella di Disney Plus fa cagare. È troppo sì, compresa. Vero, Confermo. vero Con veramente Apple, TV. Apple TV è molto meglio. È molto meglio. un film dopo, molto particolare. Infatti, dopo prim prima degli de altri due argomenti che ho in mente, poi dopo saranno abbastanza veloci, tu voglio fare una domanda, però la faccio yes. alla fine. Yes. allora poi eh, ragazzi, tanti bimbi sono tutti a dormire. Posso dare il cattivo esempio, no? Sì, allora uh, novità <ride> sul benedetto 4K di Godzilla Minus One perché non, non, ne so, non ne so, niente. Non ne so non niente. niente. Il so problema è che in Giappone cofanetto tre 3D, che dovrebbe uscire anche in altri paesi del mondo. Da noi non si sa niente. Come anche avevo chiesto, Slam Dunk in 4K. Aveva detto che doveva arrivare, ma richiederò in questi giorni perché non se ne sa più niente. Allora, io sapevo che c'era. Avevo letto un articolo, una notizia che diceva che fino al 2025 qui non ci arriva perché non vuole, non vogliono fare concorrenza col con Godzilla e con il nuovo impero che tra l'altro esce a giugno in 4K. Sono, sono sapevo, due cose completamente diverse. Eh, esatto. Io sapevo questo un, un articolo che avevo letto, però, probabilmente, fino prima del 2025 ma non c'è nemmeno il streaming quindi non è proprio arrivato da noi proprio quindi no... speriamo non so che arrivi video. perché è un film che mi sta mettendo una curiosità Vabbè, tanto diciamolo, chi se lo vuole vedere almeno con i sub italiani in 4k con l'atmos giapponese, può già farlo quindi cercate di fare il disco il prima possibile, così magari esatto. uno se lo compra invece di io, <ride> tirarlo io giù disco, no? io aspetto il disco, non porta niente cioè, le case si devono sempre ricordare che in rete c'è di tutto no, eh, quindi. <ride> quindi se mi fai il disco io lo compro, se non mi fai il disco uno sa giusto, eh. Giusto pur di vedere bene, e sentire bene, allora, Maurizio ci dice: c'è da dire che tanti film escono solo in DVD, specie nel suo eh, caso che so, predice so. i film italiani anni '70-80. Eh, so, è questo, una... eh, comunque, non posso darti contro, però come vediamo in tanti casi anche all'estero, tanti film italiani come adesso uscirà l'altro. Di Castellari 4K per la Blue underground che c'è Eugenio Ercolani, mio amico, che mm. fa gli extra. Cura le interviste. Gli extra, e grazie a lui, cioè, è uscito anche. Guarda qua che ce li ho! Tu cazzo, gli ho messo, è qua! Cioè, ma... cioè tutti mm. gli aspetti in Italia in blu-ray e in mm. 4K. Quindi. No, ma infatti, anche cofanetto dei film di Umberto Lenzi con Thomas Milian mm. e tanti film. Uscito solo eh, dalla, dalla Seven e la Vinegar, adesso non mi ricordo, il, cofa, il mega cofanettone, con sì. tutti i eh, Blu-ray esteri, audio italiano, sì. ma in Italia non certo. ci stanno. Ce ne stanno anche, anche in Germania spingono molto sui film italiani, tante edizioni, infatti dottor Loomis Channel per, per me C è. È C è. il canalone per scoprire tutte queste edizioni estere con audio italiano. Io mi butto allora. su 4K, lui butta molto più su, tanti titoli italiani all'estero, varie eh, edizioni forse più fa perché alcuni magari fanno solo in 1080p al massimo proprio, eh, Su questo, sì, ma, va, ma, va ma andrebbe già bene Matteo, andrebbe sì, sì, ma, sì, sì, già sì, sì, bene sono ma va già bene basta che arrivi da noi, anche gli extra no, cioè sono eh, basta che arrivi da noi e tanti non, non... Ah, arrivano ad esempio adesso uh, a giugno, visto che se parla di film italiani anni 80, grandi magazzini dove usci solo in dvd su richiesta esce anche in Blu-ray. È già qualcosa. Eh, no, oh, no, è già qualcosa. In DVD c'è la versione stesa TV e perché si bene. vede che avevano no, il master televisivo. No, no, sì, va no. benissimo. Anche, anche noi uomini duri lo, sì. me l'hanno noleggiato ai tempi. Cos'era? '89.' In quella che ti dicevo prima. Sì, io sì. l'ho visto in videocassetta. Noi come e lo noleggiava mio papà. Poi l'avevo registrato in televisione e, e me lo compro in Blu-ray perché è un ricordo, no? Sì, sì, in sì, DVD, DVD io. io non l'avrei mai comprato in DVD. Mi spiace, ma in no. DVD io non lo compro. No, no, perché personalmente... No, veramente. Allora, Moreno, la domanda che ti voglio fare è: Allora, se, visto che stiamo, visto che questa live è anche un po' una guida di film famosi, saghe famose, quali film per una persona magari che si approccia al 4K adesso consiglieresti di prendere perché dici, Se guardate questo film. In 4K sembra un altro film, tipo Pulp Fiction, dei film famosi dico: eh, ma no, magari se c'è qualche mh, qualche chicca, qualcosa anche meno meno famosa va benissimo lo stesso. Allora, mi, anche mi magari, iniziare, magari se qualcuno gli dice ok, però allora voglio essere indirizzato magari a qualche film in particolare, adesso è hmm. un esempio. Guarda, ti direi già il restauro, il primo restauro del cofanetto di Bruce Lee, che uno affibbierebbe mm -hmm. un film così vecchio di Bruce Lee, sai che avevo preso il cofanetto dell'arro, che dovrei terminare di vedere, che ho visto solo tre film, dannato me, mi sono bloccato, io poi porto l'interesse verso, verso altro e poi mi perdo. <ride> io eh. mi, mi organizzassi che ogni sera ne guardo uno in ora tarda, io avrei già recensito tutti i film, invece mm -hmm. mi butto su altro. Eh, cioè, cioè. Guardate il primo. Che però adesso ci sono anche uscite singole. Non c'è l'italiano, ragazzi, non c'è sì. un'uscita estera. Basta chiedere se c'è l'italiano dentro perché una casa estera dovrebbe pagare i diritti, farsi un mazzo così per conoscere chi ha i diritti, pagarglieli per mettere l'italiano. Cioè, già costa per loro fare questa edizione lì, no? Quindi basta chiedermi se c'è l'italiano dentro. <ride> Comunque, il primo film di Bruce Lee. Cioè, cazzo, è un film, è un film nuovo. È. Eh. Cioè, io non avrei mai pensato che una produzione così poi lo affibbi anche al paese d'origine, dici, ma non avranno avuto le tecnologie per fare chissà cosa di riprese. <ride> È strabiliante. Strabiliante il primo film di Bruce Lee su 4K. È una cosa fuori di testa. Ma anche, ma anche film vecchi come anche quelli all'interno del Columbia Classics, quelli della Sony, cioè la Sony fa di quei restauri, ragazzi, della Madonna. Confermo veramente. Poi c'è sempre da capire, questo è il bello anche di buttarsi a vedere, non solo in 4K, ma anche in Blu-ray. Se un buon master di sì, sì. Blu-ray già capisce le differenze tra digitale, sì. pellicola, eccetera. No? Ma ci sono dei film datati, chiamiamoli datati che vecchi sembra solo vecchio poi si è sono vecchio quindi bleh, che schifo Marino, bleh, bleh. ci sono dei film vecchi che proprio tu, tu dici è, è perché a Fibbi l'ideologia di film datato si vede male sì, ma perché sì. siamo stati sempre cresciuti a comprando DVD o così che i master vecchi erano brutti e quindi abbiamo sempre visto male i film ma certo. già dal DVD con tanti film si facevano i restauri, poi con il 1080p era la scusante per effettuare un nuovo restauro, e mo' di nuovo anche con il 4K, facendo un grading in HDR, in Dolby Vision, eccetera eccetera. Ci sono delle cose dei Columbia Classics che lo sappiamo entrambi, che tanti non li vogliono sti cofanetti, perché non ci sono i film che vogliono loro dentro. Ci, stanno ci sono film vecchi... Sì. per me anche il 4 è stata tutta una scoperta. L'ho mai visto? Chi indovina chi viene a cena? No, cazzo, vederlo così è stata una meraviglia. Vedere anche qual è questo c'era, ubriaco d'amore forse? Ubriaco d'amore, eh, ubriaco d'amore, ma già quello è nuovo, già quello è nuovo come film. Sì, sì, è, 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 ne so, è Star Kramer, Kramer contro Cramer. È, belli, è bellissimo. Cioè, ci sono dei film datati che fanno paura. Poi uno compra il buono, il brutto e il cattivo e dice: eh, ah, Mi sarei aspettato di più. Eh, ma vai a capire anche come è fatto. Era fatto in Techniscope, cioè usava il 35 mm tagliato per farci stare due frame insieme, cioè era più schiacciato. Quindi, ovviamente, che aveva meno dettaglio, meno. Vabbè, che poi cambia tra risoluzione pellicola e digitale, tanti sparano IMAX 27K. Che non è vero, <ride> cioè, non, non è vero, insomma. Non è vero. Però bisogna anche capire come è stato fatto un film, no? la tecnica che c'è stata dietro. Tanti film italiani vecchi erano non in TechniScope, no? Come cazzo è che si chiama? Scusate, io sto, sto sbagliando la terminologia, <ride> il no, formato ma... della pellicola. No, CinemaScope è così. Oh, ragazzi, scusate perché voglio dire le cose giuste. Moreno ha. Sì, TechniScope è vero. Il TechniScope è vero che ci stavano. Sì, TechniScope. Ok, che ci stavano. Più porzioni era più stretto all'interno della pellicola 35 mm, che poi veniva allargato in anamorfico su una pellicola 35 mm, veniva ristampato. E era più piccola l'immagine, non ha il dettaglio di un 35 mm fatto proprio 35 mm e quindi è bello anche capire le differenze, eh. cioè buono e brutto e cattivo più di così non lo potrai mai vedere come dettaglio o altro, eh. ma ci sono film vecchi che sono meravigliosi se la fotografia è nitida non ha lenti che hanno reso l'immagine morbida anche quelle sono scelte fotografiche e il regista e il direttore della fotografia che decidono l'aspetto di un film. No, un film non è uguale all'altro. Non lo è ed è bello così. È bello certo. così che ogni film abbia un'anima propria. Però oggi si identifica troppo il, ma si vede bene. Per me il bene non è solo dettagliato. Sono anche bei colori, il restauro della pellicola, come rende la grana Tante cose, tante cose. Se vuoi mm un'immagine -hmm. demo, sì. Equalizer Aquaman 2, boh, bello colorato, ultra definito. Sì, ok, ma, ecco, ma per me Aquaman 2 è un videogioco, sì, vedi, vedi benissimo, però per me è un videogioco, no? E, e io più fascino dei film vecchi datati. Sì, è vero, È vero, proprio perché, proprio perché li riscopri, cioè li vedi in una maniera. Che è meravigliosa, che poi tantissimi, quasi tutti, anche quelli della Sony, ovviamente, quando c'è il negativo originale. Cioè vengono presi dal negativo originale, quello che vediamo al cinema quando vedevamo il film in pellicola era la copia di una stampa, di una copia, poi c'era la copia positiva che veniva proiettata al cinema, ma non era la qualità del negativo originale di partenza, era stampa, stampa, stampa e si arrivava qua. E chi faceva il film aveva in mente la resa della grana finale che rimaneva più morbidina, quindi sceglieva okay. uno stock di pellicola adatto. Alla, a quello che voleva far vedere, perché Nolan, tutti i Blu-ray 4K no, non rendono, a parte le scene IMAX, anche Batman primo, il primo Batman, sì. perché fa mezzo cagare <ride> le scene normali? No, quasi no, è tutto in 35 mm. Batman il primo non c'è scene IMAX il primo e dal secondo che c'erano sì, le scene secondo, 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 sì. perché, perché il primo. Non è bello in 4K. sai eh, cioè, okay. che me lo domandavo anch'io da Devo? Aspetta, ma è Se perché è tratto questo... da interpositivo. È tratto eh. da interpositivo da quello che tu userai per stampare la copia positiva da proiettare al cinema. Nolan vuole che tu vedi quello che vedi al cinema e sì. non è dal negativo ma è dalla copia positiva se tu guardi gli extra io non ho ancora fatto la recensione non so perché perché so che parlerò per tre ore poi devo riguardarmi qualche pezzo che oramai me lo sono dimenticato Openheimer se tu guardi gli extra, gli extra quando fanno il grading il grading sul disco hanno la copia hanno lo scan della pellicola che da proiettare al cinema e loro avvicinano il disco a quello che è proiettato al cinema sì, cerca di essere più fedele possibile. Sì. Ecco, Nolan vuole che lo spettatore veda quello che c'è al cinema e non è da negativo. Tutti i dischi con i restauri da negativo si vedono come agli tempi non si è mai visto al cinema. Mai visto così. Ed è una figata. Pulp fiction al cinema. Non era così, eh? No, 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 era più morbidino, era più morbidino. Io mi ricordo anche morbidino. che Blu era un altro film rispetto al 4K ass assolutamente. Tu, tu era un altro film completamente, completamente, sì, ah, ma sì. le iene è uguale, stesso discorso. Eh, però dal negativo è, è così <ride> è la fonte principale da cui parte tutto poi con le canzoni digitali fanno il grading partendo direttamente da lì, non è che stampano una copia fa spuntare fuori i colori poi la riscannerizzano prendono il negativo e fanno il grading direttamente su quello, cioè saltano tutti i passaggi analogici dopo e ovviamente che vedi bene alla grande e che c'è anche più grana c'è anche più grana dal negativo originale sì. È vero. E, Ma... Ed è una meraviglia per me capire cosa cambia da un film all'altro, cioè vedere in bianco e nero questo qua del Columbia. Aspetta, Pillo, eh, come si chiama? La signora accadono. del venerdì. La ah, signora del accadono. venerdì no, accade ah, okay, la notte. Not era nel cofanetto precedente, bellissimo quello. Cioè, è pieno di grana? Sì, però ogni tanto c'è c'è quel micro dettaglio che dici porca vacca, sto film è del finché non ci vedo più Matteo pure con gli occhiali non ci vedo una sera, è, è del, del... Anni 20... 28 28 aspetta, aspetta è aspetta. del de ci... 40, no. de 40 no scusami, 5 si, 40, qua ci sono tre date perché ci sono tre date qua? perché diavolo hanno messo de del 40 del qua... oh, ok, del 40, cioè Wow, è Aquaman? Non è Aquaman, la resa non è Aquaman. Ma scoprerai delle texture della giacca di Cary Grant, cioè la texture sì. della giacca sua quando parla con la sua moglie che è divorziato lì nell'ufficio è del 40 e del 40. Ma anche gli altri anche i 4K Hitchcock che fanno paura. Cioè Cyborg, wow, anche Miraviglio. i sabotatori di quelle inquadrature sì. che dici: Cazzo, ma questo è fatto oggi solo in bianco e nero. Ed è quello che dici: Wow, e lì è tutto un restauro e riportare il negativo restaurato all'origine, all'origine di quando è stato ripreso. Ed è meraviglioso. E in DVD non vedrai mai così. E la qualità su disco con il bitrate più largo. Ma non perché in streaming si veda male. Disney no. Plus eh, dà un bel bitrate alle immagini. Disney Plus. Disney Plus e Apple TV sono quelli che danno forse più bitrate sì, ai, Apple, eh, Apple ai Apple programmi. Apple si vede benissimo. Cioè, sì, beh, sì, sì. Non, ho visto, non ho visto tanti film su Apple TV, però si vedono bene, riserva sì, tanto sì. spazio al, al sì, video e anche tanti Blu-ray, più o meno tanti Blu-ray stanno pochi mega 10 mega in più rispetto allo streaming, però io so che su disco lo spazio c'è, se usano un disco da 100 gigabyte gli danno bitrate, se fanno anche un lavoro fatto bene, perché anche tanti altri ogni tanto c'è un po' di in qualche disco calava il bitrate, devi starci dietro alla lavorazione eh. di un film. Però io su disco spendo un pro... è un film che adoro, tanti non li adoro, li compro solo per fare la recensione, ovviamente, o per mm -hmm. l'audio. Però se è un film che amo come Pulp Fiction, perché devo tenermelo in streaming che uno non è mio? Si sa che lo streaming se scadono i diritti decidono di quanti film da Netflix sono spariti, sono passati al Disney, cioè quanti? Anche tanti film comprati e non ce li hai più. Tu non sei proprietario della roba che compri no. in streaming, eh? non sei proprietario, possono cambiare idea. Da... Nolan, ecco, ecco. non, non sei proprietario del disco, io sono proprietario e eh. so che lo so che a volte c'è il Dolby Digital, lo so che fanno delle cagate anche con l'italiano a volte, io lo so benissimo però la versione migliore su disco ed è una versione che starà sempre con me e qua, sempre con me, ma perché amo il cinema e mi piace anche abbinare un ricordo a un film che ho visto e possederlo come un bel libro, un bel fumetto, un bel vinile, un bel CD. Io compro l'album in digitale di un CD, eh, 24 bit, 192 Hz, qualità digitale, fantastica, la compro e so che sento come come Dio in terra, però non è mio, non ce l'ho. Certo. Preferisco cioè preferisco che comprare il CD che mi dà l'opportunità anche di scaricare la versione migliore, così almeno ce l'ho fisico, però me lo, me lo sono comprato anche in digitale e me lo scarico sul telefono, poi me lo mando all'amplificatore, certo. sul DAC, me lo mando dove voglio, no? Me lo tengo sul computer, però lo voglio l'oggetto, io ci tengo, ci tengo no, tanto. Ma... Ma come abbiamo è detto io avessi qualcosa in mano eh. è da soddisfazione, è inutile che stiamo... Eh. cioè, quello è... ma infatti io infatti da questo punto di vista la domanda che te volevo fare poi passiamo ai 4K di Cameron velocemente. Yes. Allora, se... domanda, se tu hai ad esempio un film, poniamo l'esempio che ci ha fatto Martina, povere creature. Sì. Okay. Tu c'hai il Blu-ray 1080p, classico sì. Blu-ray 1080p. E dall'altra parte c'hai copia digitale in 4K, con mm -hmm. HDR, eccetera, e anche streaming 4K, mettiamoli. Cosa scegli? Sempre il 1080p a priori perché è sul disco oppure il 4K perché è 4K? Perché è una domanda che tante volte mi è capitato a me personalmente. Le prendere, ad esempio un film, metterlo dentro il, il Blu-ray, dico: Ok, ma forse si vede meglio quasi il 1080p che in 4K streaming. Però dall'altra parte c'è l'HDR che aumenta i colori, quindi sembra che si vede meglio. Dipende dalla piattaforma. Dipende dalla piattaforma, anche Netflix eh, riserva più banda alle novità, mm. riserva meno banda alle cose che vanno meno o alle cose che non sono più novità. E eh, Dipende, da, dipende dalla piattaforma. Cioè io mm. so che su Apple TV, se mi compro Aquaman, tanto per averlo, è meglio del 1080p: è meglio, ma perché so che riserva tanto bitrate, cioè mm. arriva fino a 30-40 di bitrate. Poi deve avere anche la linea di casa, eh. Ecco, deve avere anche la linea di eh, casa. la certo, potrebbe... linea di potrebbe... merda, insomma. però parliamo con. Hai l'ipotesi migliore. Sì, sì. L'ipotesi migliore, certo. infatti, è quello che. Povere creature, per esempio, tra la versione che ho visto io, Disney Plus, ma perché ho l'abbonamento non me lo sono andato a comprare su certo, Apple TV. Certo, ma... L'ho visto lì con mia moglie, eravamo curiosi, l'ho visto lì. Ecco, povere creature, io penso che sceglierei per averlo, proprio per averlo, ma proprio perché non ho altra scelta. Io andrei con 1080p perché lo streaming di Povere creature tante riprese erano proprio critiche, grana di pellicola all'inizio, eh, certo. le parti in bianco e nero, veramente critica, tante volte quando si muoveva l'immagine si smorbidiva tutta, un pasticcio, un casino abissale e preferisco il 1080p, in quel caso sì, in quel caso eh. sì, se, se un'altra piattaforma tipo Apple TV, no. No, no certo. perché lo streaming in 4K mi batterà sempre il Blu-ray 1080p. Eh, certo. Me lo batte, me lo batte. Eh, è normale, cioè certo. dipende dal caso, bene, sempre dalla piattaforma, dalla piattaforma. Sì, sì, sì okay. cioè, mi sono rifatto la decolorazione oggi. Wow, oh, oh. Proprio, è un attimo per la live proprio. <ride> Io qua urlo, ma sono già le 11:20. Comunque, allora. <ride> Un attimo, sembravi tu veramente un attimo bellissimo. Basta, non faccio più nient'altro. Un, un, un po' di comicità, se no diventa troppo seria. Non mi piace. Ci, vuole, ci vuole, ci vuole, bisogna esatto. ridere nella vita. Bisogna so, ridere. Allora, parliamo velocemente. Adesso è già un'ora e tre quarti, già ho rubato troppo tempo. E... Mia, a me è un piacere. Allora. Parliamo di questi benedetti 4K di James Cameron, perché è l'argomento che ha fatto. Esatto, ecco. a posto live è finita, grazie a tutti, <ride> eccomi, qua, eccomi qua. Di questi benedetti 4K, parliamo di True Lies e di Davis, perché gli unici usciti, yes, in Italia. Yes. Aliens arriverà tra una settimana 8 maggio. 8, 8, maggio, 8 maggio, quindi ne parleremo. In America è già uscito yes. quindi i oh, film già ci stanno, quindi quelli lì, dopo però, ne parleremo magari in futuro. Mm -hmm. e parliamo di questi film perché, perché come per Titanic c'è stata la, diciamo una discussione grandissima c'è cioè chi lo ha... e mano, Avatar, 1, sì. Avatar 1, anche Avatar 1 anche Avatar 1, io ho più Titanic ero rimasto Avatar no, non pensavo, c'è stata questa discussione pure su Avatar ah no, no no no, però hanno usato lo stesso metodo. Ah sì sì sì, ok però la discussione è tantissimo su Titanic e su True Lies soprattutto per le immagini che erano uscite qualche mese prima che erano premessa della coppia digitale su sì. quello va specificato perché non erano del disco no. e quindi erano partite diciamo tante polemiche dicendo eh Cameron che ha fatto perché già con Titanic ricordo che erano venute fuori le, delle polemiche clamorose e quindi parliamo di questi benedetti True Lies e Di Abyss a me come se vedono piace The Abyss per me fa paura io che non ho mai visto il film la prima volta che lo vedevo non c'è mm -hmm. avuto mai il DVD quindi non a me mi è sembrato aver visto effettivamente è vero un film pare girato due anni fa, non sembra un film dell'89, l'hanno modernizzato, sì. è accurato, però l'acqua, la parte con gli effetti visivi, tutta la parte quando loro portano la tuta che si vedono sulle particelle che loro portano il casco, vedi anche le, la, la verniciatura un minimo rovinata del, del, del calcare che crea l'acqua, eh, sì, sì. Tutto il sudore sulla faccia mm. di Harris, l'acqua, vedi proprio le goccioline perfette. L'acqua che scorre le, su... le, ciglia, le, le ciglia. ciglia, i, I, basti, i baffi dei coffri del cattivo. Sì. Cioè, ma fa paura di abyss fa veramente i fondali, vedi proprio le bollicine chiare, nitide. Mm. True Lies è già diverso. True Lies, eh, True Lies già... non, si, non si capisce che hanno fatto, eh. esatto. vabbè io ho fatto già la recensione di True Lies, parlo sì. per più di mezz'ora, tu l'hai già vista? L'hai già vista no? L'hai già vista? Sì sì. Ecco, sì. e forse dovevo cambiare anche un po' l'atteggiamento perché sembra che promuovo il disco alla grande, cioè alla grande. Io alla sono d'accordo, grande... meno male che me lo dici perché ricorda, io non mi riguardo mai due volte però mi sembrava di dire che no, è un po' è... così. Quello che ho visto io è che eri soddisfatto, ma che però allo stesso tempo già avevi delle riserve come quelle che hanno detto tutti sulla quelle scene famose. Tutti e due i film, più true lies che di Allora, Secondo me, come hanno detto, cioè, si prendono sempre le fonti estere. C'è anche Digital Beats che aveva già parlato con sì. chi aveva curato lo scan, che lì aveva detto che era il 2K fatto per il 3D, upscalato alla Park Road di Peter Jackson con intelligenza artificiale, con il loro algoritmo, avevano upscalato Titanic dal 2K. E ti sei lamentato di Titanic? Si vede male? No, assolutamente no. Male. Tu dici la differenza tra un 2K e un 4K con Titanic? Nel senso, 4K sarebbe molto meglio. Cioè, secondo me si vero, cioè, fa paura. Che cioè, Weaslet, che eh, è riuscito a vedere, che qui c'aveva la terra sulla, sulla faccia. C'è cioè, eh. il trucco qui, si vede la le nave... vecchia, le rughe della vecchia. Sì, ma um, sai, do, sai, altra cosa che ho notato quando loro vanno sulla parte eh, al, quando c'è la scena tipo Jack di figli di me, quella lì sotto c'è la nave. Con i bottoncini de, dei bulloni che tengono la nave, vedi le, 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 la, la vernice rovinata, cioè, vedi il bianco mm. della vernice che è rovinato, ma anche i volti che hanno loro. Cioè, ma vedi i pori, cioè Di Caprio, vedi perfettamente i pori della pelle. Cioè, sì, no, sì, va. sì, eh. l'intelligenza artificiale, che è un mezzo che migliorerà sempre la tecnologia, più si andrà avanti, migliorerà sempre meglio. E ha upscalato l'immagine per Titanic e ha preso quel dettaglio che c'era. Perché se tu prendi il Blu-ray e ti vai a beccare le inquadrature più ravvicinate, Bill Paxton all'inizio, quando è dentro sì. il, il sottomarino piccolino, quando aprono la cassaforte tutta arrugginita che esce l'acqua con tutti i soldi, esce col dipinto di rose, eccetera, cioè il dettaglio del Blu-ray vecchio c'era già. Tu capisci sì, sì, sì. che questa intelligenza artificiale è andata a raffinare quel dettaglio che c'era già e te l'ha evidenziato di più. Poi anche grazie all'uso del Dolby Vision e dell'HDR spinge ancora di più questa cosa, no? Sì, è un po' artificiale, cioè anche Equalizer. Ieri sera mi studiavo veramente, dopo aver visto True Lies e Diabis, mi studiavo Equalizer che... È... Ciao! Che è un'immagine nitida, molto micro dettagliata, ed effettivamente su un micro dettaglio naturale, da vera ripresa 4K in questo caso digitale laser è un'altra sensazione. Il micro dettaglio, cioè non è, è nitido, ma si sì, Titanic e legger, cioè si vede bene, sono contentissimo, è bellissimo, però effettivamente. Quelle inquadrature ravvicinate sono nitide, belle, ma è un pelino forse fin troppo sì, no? rispetto a Equalizer, cioè il micro dettaglio di un vero 4K, eh, poi bisognerebbe sempre fare degli esempi con un televisore davanti, far vedere un pezzo di qua, far, far, fare, e, fare eh, o far conoscenza, fare conoscere analisi. Però in, cioè. Ecco, però proprio ieri sera mi soffermavo sul micro dettaglio e dicevo. Qua c'è nitido da digitale, proprio nitido. Vaffanculo, te lo sbatto in faccia. Però è naturale e molto naturale. Quelle inquadrature di Diebis che abbiamo detto poc'anzi, fammi scegliere un termine un po' così no. particolare: poc'anzi è figo. Figo perché è figo cazzo è figo è ma non è naturale come equalizer non è come naturale come tanti nitidi proprio fotografia nitida presi da pellicola come eh, noi ripetiamo sempre anche dove sei tu in quel posto là codice d'onore ma davvero codice sì, d'onore fa, fa spavento codice d'onore ma se tu ti riguardi codice d'onore è più naturale il dettaglio Micro dettaglio da paura, ma naturale, è un po' artificioso, cioè, sì, quello è vero, sì. spunta troppo in faccia, spunta troppo in faccia però, è modernizzato tantissimo però... un... su questo è vero. È però vedi modo... anche Equalizer è moderno perché l'hanno fatto l'altro sì, sì, anno il film, sì, sì. Sì, sì. ma non ha un micro dettaglio cioè, è lo stesso, si può dire, ma è più naturale, è molto più piacevole da vedere perché è naturale. Questo con l'intelligenza artificiale va a raffinare certe cose, lo sbatte di più in faccia. Sì. Poi di Abyss, allora, il più poi vedremo Aliens, che Aliens forse. E quello di cui sono più curioso, perché era molto granuloso, come ho detto anche nella sì, recensione, vero, ah, perché l'ho visto in altre recensioni, io sì che mi ricordo i commenti audio di allora di Cameron, nonostante li abbia visti i commenti audio, proprio diceva che era stato obbligato a usare uno stock di pellicola che lui l'aveva ripreso in Inghilterra, il film, ai Pinewood Studios, mi sembra. Sì. aveva fatto il film là e lì gli avevano dato questo stock di pellicola che negativo produceva tanta grana produceva tanta sì. grana non Lo ricordo quindi sì. lui non la voleva sta grana all'inizio non, non mai voluta, la non la non la mai voluta la grana però se l'era beccata e qui ha avuto l'opportunità di non usare un DNR come Terminator 2 adesso spieghiamo anche a chi non sa di terminator 2 in 4k ha sì. avuto questa possibilità di ridurre la grana che poi in true lies c'è ancora la granetta la vedi ogni tanto sì, in, la non sì. Cosa, sì. Definitivamente. in certe scene non c'è proprio perché si vede che lì la cannata via tutta sì. in altre scene meno in altre scene di più però dove in diebis io non ho visto difetti proprio di cerosità forse ogni tanto quando c'è lei con la luce rossa del computer che dopo che lei è scesa da Ed Harris c'è un'inquadratura dove c'è lei che è tutta rossa lì la vedi che sembra sì. quasi effetto sì. celoso qualche okay. inquadratura sì, qualche sì. inquadratura estrema c'è però per il resto non ha un feeling da film pellicola non ce l'ha più perché non ce l'ha più <ride> non ce l'ha più però è il lavoro che è venuto meglio, secondo me. True lies hanno davvero esagerato, e, però io dico true lies: cioè abbiamo avuto il DVD togliendo il Blu-ray bootleg, togliendo mm. quello e togliendo la versione Disney Plus. Fate play un attimo che è 1080p e fa cagare al K, puntini puntini, fa veramente cacare. La 4K obscalata adesso è la migliore versione. Avremmo voluto un trattamento diverso? Sì. Lo avremmo voluto, sì, Cazzarola. Sì, sì. c'è il Gatto. E... Sì, secondo me, come ho detto, la situazione migliora da metà film in avanti. Migliora abbastanza. Non ho notato tante cose proprio fittizie. Forse la parte cioè, con sì. l'elicottero, la parte con eh, l'elicottero, ma neanche secondo me. Tanto... Ma anche impressione, secondo e me, molto, molto meno. Forse sì, qui, quando viene, parlano viene... di un elicottero con lo sfondo un po' sfocato, esatto. forse un po' più di stacco lì. Sì. Avremmo voluto un lavoro migliore. Sì. Però sì. cazzo. Arrivavamo dal DVD, e eh, eh, questo è il migliore lo... a priori. Si poteva fare meglio? Sì, si poteva fare molto meglio, molto meglio ma è questa è, è in movimento non è come quegli screen che c'erano presi da streaming non è così, in certe scene sì un po' estremo come la scena quando Tom Arnold entra in casa gli mette quella, tutto quella, che proprio, quella la, la, nota, la nota anche Stip. chi magari ha visto pochi 4k tutto. ecco ecco però a tutti è piaciuto anche Signore degli Anelli in 4K, io non ho sentito tanto lamentarsi del video, anche perché ha un grading veramente bellissimo in Dolby Vision, e sì, Montefato, ma... Montefato col fuoco, la lava, è una figlia. Sarò ah, che il fosso di Meraviglioso, ma l'ha lisciata l'immagine. Quello per me sono sicuro ancora che è un 2K upscalato e come ho fatto anche degli esempi nella mia vecchia recensione, cioè l'avevo ripreso proprio io frame per frame avevo fatto mm. il video cioè proprio vedevi che la grana l'immagine del portone poi pum, spariva, lisciato tutto lì non mi era sì. ancora mi sa il muro di minaccia mi ecco, avevo ricordo. usato un altro filtro per togliere la grana perché anche Peter Jackson vuole l'aspetto più nuovo come l'Hobbit, voleva farlo sì. assomigliare all'Hobbit che è digitale che è, è digitale vero, ricordo, e, ha fatto, e ha fatto quello ha fatto quello. ha quindi True Lise è problematico? Sì! Sì. e abbiamo chiuso questo discorso, cioè è così, è problematico in tante inquadrature e in varie scene. Ma quello abbiamo, quindi non lo compro solo per quello, compro quello, o compro il DVD o il bootleg, ma compro il 4K anche perché il grading è molto moderno come approccio, sì. sembra sì un grading di un film nuovo, sembra non un sembra film che nuovo, che sembra che c'ha 30 anni, che c'ha l'età mia. No, no, non lo sem non sembra proprio ma tra uno e l'altro io lo compro lo stesso, cioè lo consiglio nel video proprio perché io ho quello, cioè ho il DVD o questo, ma questo per ma sì, quanto sì, sia problematico. È, è così, ragazzi, è così. Predator, ti ricordi la lisciata che avevano dato a Predator, quella era, era estrema, era estrema. Quella era fin troppo, un pochino posso capire, un pochino posso capire. Anche perché quando fai gli scan 4K, quando fanno lo scan della pellicola, fanno scan anche di rumore video, cioè non è che beccano solo la eh. grana, ci sono degli algoritmi che riducono anche il rumore video dello scan, cosa che fa anche il televisore. Sì, c'era anche un uh, bel documentario della Sony, c'era uno speciale in rete se adesso vai a capire in quale disco della Sony era, però facevano proprio, lo dicevano proprio: c'è cioè la grana e il rumore video. Prodotto dallo scan e c'è l'algoritmo che lo separa. Cameron vuole presentare i suoi film vecchi alle nuove generazioni e gli vuole dare un aspetto nuovo, come Peter Jackson l'ha fatto col Signore degli Anelli. Perché? E noi dobbiamo accettarlo. Ci possiamo incazzare, ci possiamo incazzare tantissimo però col Signore degli Anelli abbiamo ancora i vecchi Blu-ray che valgono ancora tanto a mio avviso, valgono ancora tanto sì. e hanno un grading diverso a cui anche io sono affezionato ai grading vecchi, sì. sono affezionato anch'io, perché li ho sempre visti così anche. True Lies arrivo dal DVD oh, va bene così cioè non va bene, no, per tante cose ma va bene così, Abyss stesso discorso, molti meno difetti, ma molti meno difetti, Abyss non ha l'aspetto di un film da pellicola. E io sono sicuro che eh, girando in quella, in quella cisterna, ex centrale nucleare, tutto al buio, con solo quelle luci, per me ce n'era di grana. Anche lì ce n'era eh. di grana nella pellicola. Secondo me ce n'era. Probabile. E e l'hanno reso un film nuovo il dettaglio come dici tu ce n'è in certe scene è più morbido magari sì, dove ci vero. sono degli effetti visivi I volti, soprattutto sui volti, volti. la parte quando loro eh, dopo che eh, c'è Ed Harris che deve, mette il casco verso la fine che sì. poi deve andare in liquido sì, sì. Deve, e poi su, sui volti un pochino si vede, un, fa un po' quell'effetto sì, un po' trice, sì, sì, sì. come i Li Cacci se guarda dall'altra parte guarda la lisciata che hanno dato l'algoritmo. Quando possiamo fare spoiler, cioè, l'avranno visto tutti. Sì, e spoiler è sì. comunque un È un film, dei... ormai sono le undici e mezza. Sono tutti a dormire. Sì, esatto, esatto. <ride> quando, è, quando esce l'astronave aliena che ha le navi, c'è cioè quell'inquadratura proprio dall'alto che esce così. Sì. Cioè, hai visto la grana che c'era e che l'algoritmo non è neanche riuscito a togliere tutta. Si sì, è vero. Sì, vero. Sembra... Nelle scene ho fatto Aspetta, ma la grana, cioè, sembra di enar a gogo -go, perché lì ha detto: No, cazzo, qua con gli effetti visivi e tutto qui è troppo. Non ce la faccio. Oh. Aspetta, che apro il gatto, che se no sveglia le bimbe. Sì, Aspetta, vai tranquillo, io. andando. Sì, va bene. Ti aspetto, Lorenzo, eh, mi raccomando, mm. Non vuole entrare, vuole solo piangere il gatto. Va bene. Eh, eh. A posto, vuole solo piangere. Mm. Quindi Abyss è il lavoro migliore, adesso vediamo Aliens. Sono molto curioso: non ho viste di recensioni. E... Per me da una via di, di mezzo per ha ripulito se... pure lì. Eh. Hai ripulito tanto, Da eh. come no, sembra. No, non, non ce n'è più, non ce n'è più, l'ha esatto, ripulita proprio è andata. Proprio. però da cosa dicono? Si è tolto quella specie di filtro blu che aveva il Blu-ray e okay. che ha detta di tanti che la versione DVD aveva un grading più simile alla versione cinema e sono un po' ritornati a quel colore ovviamente Dolby Vision è un'altra cosa, eh, cioè un cosa però hanno fatto un grading più simile alla versione cinema vecchia Okay. Così dicono, così dicono, io non c'ero al cinema nell'86, quindi non lo so, però hanno tolto quell'aspetto freddo e blu che aveva il vecchio 1080p. Fatto sta che la grana è andata via, gli screen che ci sono quando entrano nella base che piove a dirotto, che sono in studio, la pioggia, l'intelligenza artificiale, dagli screen che ho visto, io non ho ancora visto il film intero e aspetto la visione per giudicarlo. Ha esaltato l'intelligenza artificiale le gocce di pioggia più evidenti, ma lisciando tutto e non è un DNA, cioè lavora meglio del DNA certo. assolutamente. È un'intelligenza artificiale, cioè potrei non essere io morendo in questo momento. Magari sono Skynet e intelligenza artificiale, però la pioggia più piccola sullo sfondo, cioè ci sono proprio le comparison tra il Blu-ray vecchio e quello nuovo. E la pioggia vecchia piccola se n'è andata, non c'è più. È vero, ma infatti ho visto anche io. Ho noleggiato la coppia digitale quando era qualche, qualche settimana fa, punto per rivedere questa cosa. E allora, effettivamente sì. l'ha ripulito proprio. Non c'è più niente grana. Anche qui, stesso discorso modernizzato come true Lies e di Sembra un vingirato ieri. Sì. Secondo me, sta nella via di mezzo. Secondo me, sì. è tra di e true Lies non già quel livello che c'ha di ma non è peggiore come true Lies Secondo da me, cosa, da cosa ho letto in rete? Da, co, da cosa che l'ho detto anche nel video sì, che hai sì, visto sì. su tu, eh, hanno fatto prima. Da cosa si dice chi, chi conosce chi nei forum? Si dice nei forum, sì. quindi non è né vero né falso. Chi lo sa, dicono che avevano fatto per primo True Lies, poi sì. Aliens, poi Diabbis. gli avevano già preparati questi lavori sì. e poi Titanic. Quindi ah, magari sì. lavoro dopo lavoro hanno, hanno imparato vero. a fare meglio però in mezzo c'era anche Avatar, quando l'hanno fatto Avatar, quindi questa frase magari proprio l'hanno detta così perché True Lies è quello che è venuto peggio e hanno detto no, questo è il più vecchio che hanno fatto perché non hanno imparato a fare niente. Per me anche la pellicola, come era messa bene la pellicola, cioè per me era messa bene True Lies, infatti tra True Lies e Diebys, io dico perché Diebys sono riusciti a fare un lavoro così e per True Lies no. Perché, oh. perché non sono riusciti? Titanic, perché sono riusciti a fare un lavoro così che era anche 2K e, e True Lies no? Eh, infatti è strana questa cosa. È... Non si sa, no, non si sa. Ma però a True Lies ci ha lavorato una settimana, ci hanno lavorato. Quello l'ha detto Cameron, mi ricordo un'intervista che ho beccato in rete video, abbiamo lavorato alla remastered di True Lies in una set... ci abbiamo dedicato una settimana. Forse era meglio dedicarne due, probabilmente Forse. no, perché ho detto se nuota subito è una cosa che appena cioè, perché tu dici OK, all'inizio c'è la neve, la neve fa paura. Ad esempio, c'è la neve quando viene schizzata la neve che la viene villa, a parte i titoli di test iniziali, esatto. quando ci sono i titoli analogici, esatto. quando lui entra nella stanza del esatto. ballo, vedi che la grana impazzisce, cioè dove passa esatto. lui, c'è l'effetto esatto. scia, cioè lì non esatto. si capisce niente esatto però quando spariscono gli effetti analogici del titolo sovraimpresso alla pellicola c'è Tom Arnold nel Van sai lì col cannocchiale sì, sì, sì. che lo spia lì okay. è negativo originale e cazzarola cioè lì ha esaltato il dettaglio che c'era già, è una meraviglia, cioè lì non c'è un difetto, cioè è come Titanic è bellissimo eh, però altre scene sono problematiche io lo ammetto, cioè è così ma noi avevamo il DVD No, no, ma e infatti tutto... è, me è il modo migliore per vederlo. Adesso vediamo come Aliens. Cioè, sono molto curioso. Quindi, Cameron eh, manca, manca solo uno. Cameron un eh, eh, Camero sì, ne sì. manca solo uno. Arriverà eh, Terminator che l'hanno già restaurato anni fa. In 4K l'avevano già rifatto. Eh, in 4K però non è mai uscito. È... No. su disco. non l'hanno fatto neanche streaming. Non c'è eh, quello. Sono curioso tempo. perché pure quello me lo ricordo. Il Blu-ray adesso va alla sensazione granuloso abbastanza, eh. Chissà, chissà se dopo lo scan gliel'hanno dato agli altri oppure la Warner magari Cameron eh, non ha i diritti cioè non ha diritti su Terminator quello lì perché ce li ha dal 2 in avanti insomma c'era una discussione sui diritti di Terminator perché ognuno ha distribuito in maniera diversa uh, mi sembra, sì perché... sì e magari questo è un lavoro che si è fatta solo la Warner e non gliel'ha dato in pasto all'intelligenza artificiale l'hanno restaurato classico modo come gli altri film quindi probabilmente, cioè probabilmente non ripuliranno una grana totalmente, allora a darsi, eh, boh. che poi io, te ne, io te, ne, te ne sparo ancora una anche Vai. chi è in ascolto adesso. Vai. Che ne sappiamo che negli ultimi anni anche altre case non abbiano usato questa tecnologia in altri dischi? Cioè, Pulp Fiction si vede fin troppo bene, <ride> cioè, che ne, che ne sappiamo che un Potrebbe. pelino, magari un pelino. Un filtrino, o un qualcosa no. che non l'abbiano applicato lì, noi non lo sappiamo, non lo sappiamo, non sì, ci ma lavoriamo. Ma è di... una tecnologia che fa ba che sta entrando sempre più in... in generale, in tante cose, eh sì, ma a parte l'intelligenza, proprio che non abbiano messo un altro filtro, sharpness, eh, eh, esatto, hanno usato delle leggero, leggero. Eh. Che, che ne sappiamo, noi non li facciamo i dischi, noi vediamo il risultato finale. Certo eh, che si più, a buttare di tutti, non è più finita, non è più finita, sì, no, ma... eh, però boh. Cioè, però già vedi, tipo, per esempio, tu mi, mi ricordo sul canale Telegram, abbiamo parlato, ad esempio, di taxi driver. Ma hai detto: guarda, preparate perché è una roba che dici che te ve ne di buttare butta via il disco perché è grandosa. No, quello lo dico a tutti, sono eh. tutti che vogliono Taxi driver sin dal Columbia Classics Volume 2. Vogliamo Taxi Driver, disco singolo, lo vogliamo in 4K, lo vogliamo. Voi non sapete che cosa volete. Eh, ma ti prego, secondo te non l'hanno ribulito un minimo la grana, secondo te? Perché scorsese Beh, secondo te forse scorsese... La, la Sony, la Sony non no. è, per adesso per quello che vedo nei dischi non usa queste cose qua, insomma... Eh, la no, grana, anche a me sembra intatta dai lavori che fa, sembra morbida. A Sony, sì. È Sony, il taxi driver è Sony. Certo. Poi era già uno scan di un film fatto, era già fatto nel 2014, cioè già quello vecchio Blu-ray era da scan 4K, però è grana. Cioè le scene di notturna con Doyle che guida il taxi sì. quando si ritrovano là fuori, è grana. Eh. È cioè, il è il che è il grano. Il 4K è ancora peggio, eh? quindi tutti sì, lo vogliono sì, Taxi Driver, ma io non so se la maggior parte delle persone poi è pronta a vedere Taxi Driver così. Ok, lo sto, sto esagerando un po'. Sì, perché... sì, no. no, ho visto Predator, no. quindi senza un minimo, so... pochino, sono preparato. Ecco. Predator, mi ricordo... cioè, Predator, quando ho ecco. visto mettendo il 4K, ho detto: Ma che tassa grana, ma perché? Cioè, è, me... fatto così. No, è lo stop di pellicola. È lo stop di pellicola. È eh, lo scopo sì, di pellicolo di però è tando, è tanda, è tanda tanda. Cioè, veramente sul eh, so, predator non so. me l'aspettavo così tanto lo vedendo so, anche come Rai. Però il dettaglio sotto c'è sempre, lo vedi? Sì. Il micro no, no, assolutamente, ma un eh. po' eh. mi già vedo. Nel senso, non io che è granuloso. Eh, ok, lo vedo. Tanto è l'unico. Oh. è così che ne possiamo fare, non ne posso eh. prendere io e cambiarlo. Quindi. Allora, certo, certo. certo. Tipo Main Street, Main Street che io ho fatto la recensione. Forse, non ho ancora sbloccato, sì, l'avevo già sbloccata lì scorsese mm -hmm. ha fatto dei colori ogni tanto. Tutto verde, tutto e, e, e ha detto: Ok, vai a capire se è davvero lui, cioè non stiamo parlando di intelligenza artificiale, ma eh, perché? <ride> perché non, non, noi non facciamo i dischi, quindi, noi possiamo solo vedere il risultato finale esatto. Se non, se non ci piace non lo compriamo se no lo compriamo e ripeto Abyss arriviamo dal DVD non c'è mai stata una versione HD, mai eh, True Lies arriviamo anche lui dal DVD togliendo lo streaming e quel Blu-ray Bootleg, perché è Bootleg si parla mm. di Bootleg Cameron non ha mai ufficializzato una versione 1080p anche che se dove doveva uscire nel 2012 doveva uscire eh, doveva uscire e quindi questo abbiamo oggi mezzo bocciato per i difetti sì, ma è anche la versione migliore di True Lies che c'è Secondo e me sicuro è... che tanti, tanti giovani che magari prendono questo disco, tanti che vogliono solo vedere bene gli andrà sì. bene questa edizione sì, perché Io dico, a me è promosso ma con riserva cioè nel senso non, non è no, un video che dice tanti, farei vedere tanti, in 4K come demo Certo, avrei preferito un lavoro tipo Sony con True Lies, sì, normale, naturale, quello che era, era la pellicola, perché tanti film anche inizio anni 90, anche Speed, cioè si vedono da Dio, senza intelligenza artificiale che salti il dettaglio, che lisci gli attori, eccetera, però è la versione migliore, cioè. certo. è così, è così. Giovanni dice Tigre e il dragone, grana spessa. Io non lo so, non l'ho visto come cioè, non so un zoo com'è. Tigre il dragone, ce l'ho nel cofanetto Sony Picture Classics. Un cofanetto che è uscito ah. solo in America con okay. i classici prodotti dalla Sony, devo ancora vederlo. No, io caso. non ce l'ho, no. in cinese, cantonese, devo ancora vederlo. Sì. Gran cofanetto, eh. anche quello è uscito solo in America. Mai uscito. Sì, in ho, cap ho capito forse qual è, sì, sì. E lui Giuseppe Giovanni Taxi Driver, grandisco quindi lui è no, anche per me. È un grandisco: cioè, per me, se vedo che, cioè, da ignorante, per me quella è la pellicola, è il girato originale, grana, colori, contrasto. Per me, è quello sfruttato bene con le moderne tecnologie, senza andare a toccare, lisciare, eccetera. E quello che era il negativo, per me, è un gran bel disco. Ma a tanti potrebbe non piacere, a tanti potrebbe non piacere. Potremmo. Sì. Infatti, io, ad esempio, che non gioco Fanetto lo prenderò singolo. Quindi, eh, sono molto curioso. È luglio, luglio esce luglio. 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 Lug sì, sì, infatti lo prenderò sicuramente perché comunque è uno dei film che prezzo più di Scorsese e me lo ricordavo molto granuloso. Il 4K sarà granuloso, vabbè. Me, me lo faccio andare bene. Sì. Come si dice. Lo sarà, lo sarà, credimi. <ride> adesso uscirà una, una, una nuova versione con l'intelligenza artificiale in cui non c'è più niente tutto ripulito <ride> no ma, ma vedi cioè ridurre anche un po' la grana si avvicina a quello che vedi al cinema sì, perché non la grana da negativo non c'è la grana da negativo sì, non è, comunque è la un film grana. dei quasi 60 anni fa eh. pure anche quello e metto esempio in conto che sono film anche da dati però abbiamo visto che anche con film ancora allora, datati... lo stock di pellicola Utilizzato esatto. che fa l'immagine esatto. come il regista di The Creator che ha voluto sporcare l'immagine digitalmente mm. perché gli piacevano i film fatti negli anni '70? Sì, è vero, in è molto film... sporca come immagine, è vero, anche Beh, il cinema me lo dice. Gli, gli piacevano i film fatti a basso budget, perché il film a basso budget usa stock di pellicola che possano riprendere in qualsiasi situazione di luce e per riprendere più luce produce più grana anche in situazioni certo. che ne sono un ambiente al chiuso vuoi riprendere tutte quelle luci non è sensore digitale sensore digitale l'Alexa cioè ti riprende la lampadina in mezzo alla campagna al buio cioè è una roba pazzesca ma la pellicola funziona così vuoi riprendere al buio con poca luce e c'è la grana o illumini bene il set e se una grande produzione e con una pellicola che è poco granulosa Riesci mm. a illuminare il set perfettamente come serve a te, o sei solo un tizio che mette la lucina? A te serve uno stock di pellicola così e sei pochi soldi. E quella la pellicola che ti potevi eh. prendere, ma non è giusto dire come dice lui che tutti i film anni '70 si vedono così perché non è vero. <ride> e chi non ci aveva soldi che usava il 16 mm, pellicole eh, che andavano bene per più situazioni possibili, no? Eh dice Infatti, anche lui ci si sposa anche bene con il film Taxi Driver. Non è un film, come dire, pulito, parla di degrado e retenzione sì. Infatti, è vero, anche questa cosa è, è interessante. Sì, sì, sì è, è vero, vero. Un po è, il, è il film proprio che è così: che è crudo, sporco. È un film abbastanza pure forte certo. anche a livello di violenza. Pensa all'effetto Drullise su Taxi Driver. Non voglio neanche immaginarlo. Sì, effettivamente no, no non f... se, se come i Volti, per carità, no, non voglio no, immaginare no. Ci sono, per me ci sono certe situazioni in cui si può usare questa tecnologia, eccetera. Magari si potrebbe anche ridurre un po' la grana, ripeto, per renderla più come la visione al cinema, perché il negativo ce n'è di più, ce n'è di più nel negativo. Però più di lì no, <ride> più di lì. No. Certe cose non, non vanno toccate. Bisognerebbe che ci sia una legge tra i registi, i direttori di fotografia, che proprio per restaurare vecchi film... Tu puoi arrivare fino qua, oltre non puoi esagerare, per mantenere l'identità del prodotto originale. Ci dovrebbe essere uno standard per quello, per però più o meno ognuno fa quello che vuole, la Studio Canal fa tutto giallo, fa tutto verde, c'è il serpico che è verde, giallo, ma quando mai è stato giallo il film? Come fanno lo... fan tutti giallo da noi? è perché erano i colori anni '70, Ma che minchia stai dicendo? Ma no, che no, minchia no. stai dicendo? Ma che stai dicendo? Serpico Verde addirittura cioè, no, Serpico io non gioco in 4K però addirittura vedete. Ho, ho, ho già sbloccato la recensione ma anche se vai su Capsaolic e ti vedi gli screen e okay. verde, certe scene sono verde certe scene sono gialle come eh, Corsari sì. Corsari, eh, sempre sì. fatto da Studio Canal <ride> tutto giallo ma, sì, ma, sì, che sì. Avete ma che avete fatto c'è cioè, un così bel cioè, il cielo non può essere così Eppure, Rambo, ad esempio, che è sempre dello Studio Canal invece c'è un ottimo master video. Fa paura. Va da lavoro a lavoro, ma va... dipende chi ce l'ha lavorato sopra. Rambo, eh, io che... mi ricordo Rambo tutti e tre, tutti belli. Cioè, no, tutti e tre, belliss tre. Bellissimi Rambo, no, no? Belli, belli, Rambo. Assolutamente. E... Assolutamente. Studio Canal agisce per vie misteriose. <ride> <ride> Anche Yado, Iado non l'ho comprato perché, mio Dio Yado. Oppure un altro lavoro lì. Yado, aspetta, qual è? Non... Eh, Iado, quello con Schwarzenegger e la Brigitte. Nussi. Ah, ok, sì, 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 ok. Che sembra come un bodybuild con il Barbaro. Sì, sì, eh, sì, sì, okay. sì. L'ha fatto okay, solo sì. perché era obbligato da contratto con Dino De Laurentiis a fare un'altra stagione. Sì. Sì, in teoria, lui doveva fare Conan 3, ma poi Conan 3 non si è più fatto. E io consiglio cofanetto di Conan al Video perché è spettacolare. Sì senza italiano doveva fare Conan 3 ma dato che poi non si è fatto il progetto di Conan 3 era obbligato di contratto e l'ha fatto apparire in Iado con Brigitte Nielsen un po' ricordando il personaggio di Conan anche se non era sì. Conan e Conan 3 la sceneggiatura pensa un po' si è tramutata nel film di Kevin Sorbo quello che faceva Hercules in tv mm. fece un film per il cinema negli anni 90 quella era modificata la sceneggiatura originale di Conan 3 con Schwarzenegger oh, questa non la sapevo, forte oh, sì. Vedi vedere Conan. gli X, cosa serve? Vedermi Conan così. quando ero piccolo, sì, mi ricordo lo vedevo spesso. Sì, sì. A ah, parte sono cresciuto a Pani, Schwarzenegger e Stallone, cioè nel senso... Cioè, ah, dove... Come on, Let's go! Cioè, <ride> mio padre mi ha fatto vedere Rambo, penso, cendomi Rambo, Rocky, ah, Terminator. Ah, voglia. Noi siamo eh. cresciuti bene, siamo cresciuti bene. Sì. Cioè io sto crescendo con Rambo, Rogue, Terminator, eh, che era poi comando da Yard, eh, tutti le fintazioni, penso che sia atto, atto di forza. Di forza, forza. forza. Uh, sì, sì. Eh, dan, danni collaterali, eh, quell'altro codice magnum. Eh, oh, st 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 stiamo codice qui le legarli di... tutti. Cobra, oh, Dango. Altro film che era stato fatto sotto la produzione di Dino da Laurentiis, anche lì era sotto contratto e ha dovuto fare questo film, che forse tra i peggiori, cioè non è proprio il più bello di Schwarzenegger. Non è un personaggio da Schwarzenegger, mm. di codice magnum, non lo, non lo è. è. Non lo è proprio. Il boss così. Un il po'... migliore è Batman e Robin è quando fa Mr. Freeze, yeah, yeah, yeah. Esatto, esatto. <ride> A me non come terrorizzava quella scena quando lui congela le persone. Sì. Un... Cazzo, io li ho visti tutti al cinema, i Batman. Tutti io, tutti io quando era due stati fa o tre stati fa, non mi ricordo, ricordo, rifacevano i Batman di Dimbara nel 89 al cinema. Che bello, eh, bello. Non so se hanno usato, lo, se era in 4K o qualcosa, non, non me lo ricordo sinceramente, però li rifacevano <ride> al cinema. Anche se lo era, bisogna vedere se dove l'hai visto tu era 4K il proiettore, perché... No, non come come, come la, la visione di Profondo Rosso. Pensa a Profondo Rosso, che hanno fatto... Era Profondo Rosso? Sì, Profondo Rosso. O oh, cos'era che è uscito? No, Profondo Rosso, che l'hanno fatto tutti in 4K, no? C'è un altro film adesso che è uscito in Italia. No, forse non è Profondo Rosso, recentemente uscito? No, è un'altra produzione, un film italiano. Sono... Comunque, un film recente che è uscito pochi mesi fa al cinema. Proiezione speciale da 4K. Peccato che è pubblicizzato 4K, ma il DCP quello proiettato era 2K. Mm. Però ah. fuori sulla locandina era pubblicizzato 4K. 4K, ma non lo era, ma non lo era, ma anche, <ride> ma anche i signori Anelli che avevano il al cinema, non erano in 4K, mi sembra, eh, oh, oh, erano upscalati sì, oh, sì, Io ho visto il primo al cinema, sono andato a rivedere il primo con la moglie in quel cinema vicino a casa, che è un cinema di paese, ma almeno ha un proiettore 4K nuovo. E ho ritrovato le stesse problematiche del disco, ogni tanto lisciazza di texture uguale al disco. Stesse problematiche. Sì, sì. Quindi era lo stesso Master, era lo stesso senza KDR. Sì, certo e, e non... Si sì. vede meglio a casa, il Signore degli Anelli che al cinema. Si vede meglio a casa. Tantissimi film. si vedono cioè si vede meglio a casa e basta rispetto al cinema se, se c'è un inviando buono un audio video buono quasi che è vero che si vede meglio al cinema eh, se hanno un proiettore 4k eh, dopo oggi già vede tante cose tante ingognite eh sì troppe troppe <ride> va bene Moreno io ti ringrazio stato? tantissimo mezzanotte, mezzanotte io non l'ho detto ai miei che tornavo a casa tardi io. Oh. Dai, eh beh, dai, abbiamo, abbiamo sforato di un'ora dai ci sta stai come ce ne cenerendo la donna a casa a mezzanotte però dai, bella chiacchierata quanti spettatori più o meno hai avuto? quanto è stata vista questa? ma mi anzi trovo... abbiamo avuto un picco dei 15 che qui da me è tipo non so come se fossero 200 cioè noi siamo un canale piccolo però adesso anche adesso siamo 6 sei... che pensa essere... se mi denudavo se mi denudavo era 30 spettatori no, tiravo fuori i pelazzi del petto a voglia <ride> Si vede che è mezzanotte. Si vede che è mezzanotte. Sì, sì, sì. E, e veramente ti ringrazio tanto perché è stata una bellissima discussione. Mi sono divertito. Quando, quando e... vuoi, quando vuoi, anche quando la chiacchierata anche con altri, anche dottor Lumi, stiriamo dei. Io volentieri, qui la compagnia è aperta a tutti. Va, va bene, va bene. Ci quando parliamo, vuoi, quando vuoi ritornare, fare. questa sarà la prima di una lunga serie. Dai, facciamo così. Va bene, va bene, ci può stare, ci può stare. Allora, e noi rendita. ringraziamo tutti quelli che sono stati in chat, che sono passati anche per un saluto. Signale, grazie a te, Giovanni. Grazie, grazie a te grazie. per essere stato qui. Ringrazio ancora De Moreno, seguitolo come ripeto su YouTube, su Instagram, e, Facebook, TikTok, Angoli Fanz, perché tu che c'è Angoli Fanz. Ecco, benvenuto. Principalmente, esatto, quindi principalmente. YouTube è secondario. Sì, Canalino. Secondo e secondaria. E <ride> per pagare la casa Miami che faccio il canale. Ah, ecco, ecco. Con eh, esatto. sì, sì. <ride> i vari castelli, c'è cioè Johnny Depp che vuole comprare i castelli che ho io. Eh. esatto gioca so sempre Bisticciare con Johnny Depp, sempre. Eh. Che birichino, mamma mia, è uno sporco, ma qualcuno deve buffarlo. Come sei? <ride> sì, ma aspetta Grazie. che io avevo, ma io avevo, scusami, io avevo Dimmi. delle cose qua, ma perché non le usate, cazzarola? No. Ma che figata, io avevo queste avevo cose qua. Aspetta, eh, no? Ma aspetta, aspetta Provo una roba e poi arrivo. Eh. Vai, vai niente, Non c'è. No, con la telecamera io potevo fare degli effetti qua con la telecamera. Potevo... Eccoli qua. Gu... Ah, eccolo qua, guarda. Eh. E... No, bellissimo. Oppure il temporale. L'iPhone? E è iPhone, eh? è il Mac o l'iPhone? Perché? È il Mac, è il Mac, è il Mac. È eh, pure pure. però il mio non lo fa. Tipo se fai così, dovrebbe non. Sì, sì. Che figata! No! no. <ride> se se ti sul pollice te lo fa in su, sì sì! Che figata! Io ce l'ho con l'iPhone e il... lo posso fare, con il Mac questo che ho io, no? Che è un pochino più vecchiotto. Ma io ho scoperto adesso che cioè, da, dal Mac posso usare anche l'iPhone come webcam, cioè io l'ho scoperto adesso. Mi ah, ha detto vuoi usare il Mac o l'iPhone? Ma senza configurare niente, cioè, basta sì, che i è una figata, cioè io adoro l'Apple, va bene, ritratto. No, io, no, io, che... proprio... io ho già Mac e iPhone, quindi non è che ho cioè, sì, non... è Apple. Ma che? Fi... Guarda, mi illuminava di più il viso, ma che roba più il viso. Questo è un HDR, di... questo. Uno, uno sfondo un po' più sfocato. Guarda, più sfocato, più professional, sai, più professional. Mm. Mm. questo possiamo... è Cameron che sta ribulendo tu... l'immagine, <ride> tutto mi sta rimasterizzando, <ride> esatto. Scambio grandioso, esatto. <ride> grazie e Matteo. Grazie a te, grazie a te. dai, organizziamo riorganizziamo organizziamo prima possibile. Si fa, si fa, si fa assolutamente. Okay. Grazie a tutti, e buonanotte. Ah, seguite il canale tutto quando quello solito che sapete, perché ormai è mezzanotte. Io le, le cose da streamer non le so fare. <ride> Ciao a tutti. Ciao,